Ma buonasera ragazzi, buonasera, ma che bello, ma buon salve. Ragazzi, che mi dite di bello? Come avete passato questa giornata? Stasera ci prenderemo a paccheri in faccia su Smash. Innanzitutto saluto Trueno, il mio caro amico Gianluca, il mio caro cazzo di Golden. E vediamo se c'è qualcun altro che può iscrivere in questa chat. Cioè, forse vedo un Dave selvaggio. Vedo anche un Dave selvaggio. Vediamo chi ci sta poi, perché devo controllare chi ci sta stamattina. Cioè, stasera. Stamattina, già sto pensando stamattina. Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. C'è Vuperl. E ragazzi, buon salve a tutti. Oggi seratina particolare perché potevo portare Luigi's Mansion. Però mi sono detto, la sera è bello. Ma è più bello il mio che bello. No, quella è un'altra cosa. Però volevo portare anche qualcos'altro, quindi diciamo che mi sta ritornando voglia di giocare a Smash per colpa di Pyra e Mitra, che comunque le adoro su Xenoblade, si vede anche dalla schermata qua che ho Xenoblade che ancora non sono riuscito a finirlo. Quindi niente. Joel Castronzi, buon salve. È un po' strano come nome. Joe, ti chiamo Joe. Buon salve pure a te. Se vuoi partecipare anche tu su Smash, puoi fare una partitella con noi, vai tranquillo. Dopo ci aggiungerà anche Buttafuori, il nostro caro amico Buttafuori, in vocale. Poi chi è che vuole unirsi in vocale, chi mi conosce, lo faccio entrare. E ragazzi, detto questo, vi aspettiamo un pochettino innanzitutto. Chi mi raccontate? Che mi avete mangiato a cena? Che avete fatto oggi? Che avete giocato? Facciamoci un po' una botta fuori, sì. Che avete giocato, che avete fatto oggi in teoria. Voglio sentire un pochettino che avete fatto. Io, in teoria, un video in cantiere l'ho fatto su YouTube. Ce l'ho. Vorrei farvi mostrare questa cosa, questo contenuto esclusivo. Che in teoria ho fatto un video su YouTube, un pezzettino. Solo che non so ancora se metterlo o non metterlo perché vorrei vedere se vi diverte una cosa del genere. Però voglio aspettare più gente perché dopo faccio vedere a tutti quanti questo pezzettino di video. Non farò vedere tutto il video, ma farò vedere un pezzettino di video e mi direte se vi piace questa cosa che poi farò vedere. Detto questo, anche perché comunque voglio fare anche qualcosa di esclusivo su... Come si chiama? Su YouTube. Eccolo qua, eccolo Dave, il nostro caro Dave. Ma buon salve ragazzi, buon salve anche a te Dave. Ragazzi, detto questo, ditemi innanzitutto che cosa avete giocato oggi. Ripeto, io ho questo piccolo pezzettino di video che vi vorrei far vedere in qualche modo. Anzi, poi lo facciamo. Mamma mia, Norman, oggi ho comprato dei pattini nuovi. Giuro, sono felice come bambina Natale. Se non lo sapevo, una delle mie passioni più grandi è il pattinaggio. Meno male. Io non. Io pattinaggio purtroppo no. Io sono quel tipo proprio niente. Hai visto cosa ha fatto Butta? Che ha fatto? Che ha fatto? Se hai qualche clip o qualche immagine, mandamela, mandala, mandala, che vediamo tutto quanto in diretta. Innanzitutto vi voglio far vedere un pezzettino di video che ho fatto. Che almeno vi faccio capire. Vorrei farvi vedere se vi piace questa cosa. Grazie mille del follow. Ago 460, grazie mille. Siamo ancora all'inizio, tra un po' giocheremo. Andrei tranquilli. Buon salve, Chuck. Buon salve. Chuck si gira, giustamente. Allora, vediamo un pochettino. Innanzitutto voglio farvi vedere questo pezzettino di video che mi preme farvi vedere. Dove sta? Dove sta? Allora, un attimo solo che lo cerco, ragazzi. Registrazioni YouTube. Allora, vi faccio vedere questa cosa. Mettiamo pausa intanto. Ragazzi, buon salve. Questo è, e non è tagliato, ragazzi, eh. Vi faccio vedere questo pezzettino perché voglio capire se vi piace in qualche modo questo genere di cose. Un attimo solo, P poi non posso mostrare certe cose perché su YouTube sono bannabili, quindi non posso. Cioè su YouTube, su Twitch sono bannabili alcune cose. Allora, dove sta? Mettiamo così. Ok, metto la schermata YouTube, questa qua. Proprietà. No, che cacchio faccio? Sto facendo una cazzata. YouTube. Proprietà. Dove sta? Dove sta? VLC, questo. Non so se si vedrà, ragazzi. No, non si vede. What? Perché non si vede? Ragazzi, non si vede il video su YouTube. Cioè, si vede su... Che c'ho?
Allora, aspetta, facciamo così. Facciamo quest'altra cosa allora. Metto così. Torcere sul tavolo spero non siano problemi. Aspetta, aspetta. Un attimo, faccio vedere questa cosa. Dove sta? Ok, vedete? Aspettate un attimo. Desktop. Ok, ragazzi, vedete? C'è la mia faccia qua. Adesso mi provo a toglierla. La mia brutta faccia. Ok, vi faccio vedere un pochettino questa cosa, ragazzi. Ditemi poi se vi piace o no, eh. Questo format che voglio portare. Beh, la conosciamo tutti. Do you know the power? Now this roller coaster should, if it works right, show you even if you're not on it. Here we go. Ma che ca... I'm getting a lot of good response. I'm getting a lot of yays. Ma che cosa ho visto? Che cosa sta succedendo? Eccola. No, no, fe, fe, fe. Questo è un pezzettino di quello che volevo farvi vedere, ragazzi. Ditemi se vi può interessare un video del genere. Aspettate, devo fare un attimo una cosa prima. Voglio vedere se vi piace. Se vi piace il format, se vi piace quello che avete visto in qualche modo. Fatemi sapere, perché mi interessa saperlo, appunto. Se volete vedere questi contenuti così, nel senso io che faccio le reaction ai video meme dei videogiochi, se vi interessa io le faccio. Non posso farvi vedere che ci sono certe cose, c'è la N-word e ci sono altre parole, anzi, non più di parole, ci sono, diciamo, parti di corpo femminile in cui si vedono molto. Quindi facciamolo per YouTube. Ok, se volete io queste cose la tagliuzzo, faccio un po' il montaggio semplice perché comunque non voglio neanche stare troppo spesso, troppo a tagliare e a fare. Se vi interessa, ragazzi, sappiate che il video è già pronto. Se vi interessa vederlo, ditemi voi. Sarei contento di sapere magari un feedback. Sì, portalo, no. Mi fa cagare. Se volete, io faccio. Così potete, avete anche visione di quello che faccio, di quello che vedete e quello che vedo io. Fatemi sapere questo. Te lo chiedo su Telegram. Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Oddio, ma è bellissima sta foto, ragazzi. Non posso farla vedere perché sennò mi sputtana tutto la live. Però, ragazzi, è bellissima sta foto. Butta fuori. È il personaggio di The Wind Waker, mi pare che è, no? È bellissima sta foto, ragazzi. No, 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 non voglio esagerare, cioè, nel senso, su YouTube faccio queste cose. Su Twitch mi limito. Mi limito, diciamo così. Ragazzi, siete pronti? Volete che noi inizio o aspettiamo un altro pochettino e parliamo ancora un altro po'? Fatemi sapere. Fatemi sapere, ragazzi. Se volete che io inizio subito a giocare o no? Sì, butta Link con Famire che oggi aveva il dungeon con lei. Ah, ok. Sì, ma mi ricordo, l'ho visto che ce l'aveva il dungeon con lei. Ragazzi, volete che mi butto subito a giocare a Smash? O facciamo ancora un altro po' di chiacchiere? Ve lo lascio decidere a voi. Conta che è un gioco horror che ho giocato in live, non mandabile, partiva con... Ah, ok. Però appunto, non essendo una scena di videogioco, no problem. Ok, no, se è una scena di videogioco so che comunque hanno messo un po' di meno limiti da quando poi è uscito pure sto cacchio di Cyberbug 2077. Cioè, certe scene magari si possono mostrare, tra virgolette, però non deve essere una live incentrata su quello. Se è incentrato su quello, fuori dai baloni. Detto questo, ragazzi, ripeto, volete che iniziamo subito a giocare? Facciamo un'altra chiacchieratina. Fatemi sapere anche se vi piace questo format, perché questo sarà un format che, vi dico la verità, è molto semplice per me, perché comunque si fa giustamente una reaction sui video presi da YouTube, e per divertimento, per scherzo e per ridere. E il prossimo e l'altro. Facciamo, c'è anche il gioco che lo giochi o lo sca... O lo, no, com'era? Invece della bomba la passi, facciamo lo giochi o lo rompi. Eppure quello sarà interessante. Comunque cioè, farò dei giochi a caso che scelgo e proviamo, vediamo un pochettino che ci esce. Facciamo smash, smash?
smashiamo, ragazzi? Volete che smash? Vediamo un pochettino. Volete che smash, ragazzi? Se dite di sì, io inizio a smashare. Fatemi sapere, fatemi sapere. Fatemi sapere. Peccato che deve ancora arrivare poi il nostro carissimo amico Buttino. Peccato, peccato che deve ancora arrivare. Comunque è bellissima quella foto, eh. È una cosa assurda. Quella foto è veramente bella. Quella foto è veramente figa. Allora, lobby ignoranti da 4-5, sì sì sì. Non mi ricordo come si fanno le lobby, quindi poi mi darete un attimo la mano voi. Detto questo, ragazzi, io mi appropingo. Quindi, siete pronti? Stacco la musica, metto gli occhiali fieri. Ragazzi, andiamo a giocare a Smash. Allora, facciamo qualche partitella. È da un po' che non gioco, no? Quindi mi voglio allenare un pochettino. Vediamo questo internet su Smash, vediamo se funziona alla grande. Oh! È tosta, ragazzi. Bello. Oh, ma è fortissimo sto ragazzo, ragazzi. Un online migliore di questo non ci stava, secondo me. Neanche su... Questa Switch è veramente brava, fenomenale, ragazzi. Guarda, ma quanto so forte, ragazzi. Ragazzi, che volete? Gioca contro di me a Smash. Preparatevi, fate la fila. Oh, uno che ha preso Mario come a me, dai, grandissimo. Oh, ma ho già trovato una stanza, una partita. Questo online è fenomenale, ragazzi. Dai. Vai, scendi, buttati giù. Sono troppo forte, ragazzi, su sto gioco. Io sto troppo forte. Oh, contro tre Kirby. Aia. Qua tosta, ragazzi, eh. Vai, via, vai. Dai. Vado, due l'ho buttati fuori, ragazzi. No, ma l'ho buttato fuori. Dai. Dai, butta fuori! Dai, che sto troppo forte a Smash, ragazzi, non c'è niente da fare. Quanto sono forte a Smash, non lo sapete anche voi, ragazzi. Sono un mostro su Smash. All'ultimo Smash, questo qua, che è l'ultimo, veramente sono spettacolare, guarda. Sono veramente forte, ragazzi, non c'è niente da fare. Guarda, li butto fuori tutti. Raga, naturalmente si sghe. Non lasceresti mai la tua cura personale? Naturalmente, ragazzi, era uno scherzo. Vi ho trollati. Oh no, vi ho trollati. Ma che bello. Raga, giochiamo veramente adesso a Smash veramente. Un attimo. Era giusto un troll. Volevo trollarvi. Dai, giochiamo, ragazzi. Giochiamo. Dai, vi è piaciuto però, dai, dite che vi è piaciuto il troll, eh? Lo so che vi è piaciuto, non volete scriverlo, non volete ammetterlo, ma vi è piaciuto.
Mattia, che fierezza, hai visto? Hai visto che troll? Hai visto che come trollo io non trolla nessuno? L'ho trollato. Voilà, Giulio. Ma che bello, buon salve a tutti quanti ragazzi. Ho fatto un po' di nick trolling perché volevo dire, ragazzi, gioco un po' a Smash, ma esiste un gioco che è Smash, ma non è Smash, ma che Smash? E quindi ho detto, vabbè, facciamo, c'ho voglia di trollare la chat, e quindi l'ho trollata. Però adesso giochiamo seriamente, ragazzi, giochiamo seriamente. Allora, Giallo, se tu vuoi entrare in stanza. Salve Mister Norma, grazie, buon salve a lei. Siamo qua appunto stasera per fare un paio di partitelle, no, un paio di orette, forse, non so, forse meno, di più, vediamo, su Smash. E niente ragazzi, facciamo un pochettino di due risate. Allora, io ripeto, se vuole il caro Trueno entrare su un vocale, in qualsiasi vocale, io lo sposto nella mia stanza. In che senso un gioco che non è Smash, che è Smash ma non è Smash? Te lo faccio vedere, quello che stavo facendo prima, praticamente sei entrato in un momento particolare, avevo appena giocato, stavo startato una partita su questo gioco, vi faccio vedere subito. Che praticamente è un gioco che potete scaricare gratuitamente, si chiama Super Smash Land. Ed è un gioco che riprende molto il Game Boy, tra virgolette, il modo di giocare di Game Boy, cioè i videogiochi del Game Boy. Però vi faccio vedere, perché è più facile da farvelo vedere che da parlare. Li mettiamo un po' gli occhiali, li facciamo un'altra volta un Rick Trolling, che ci sta sempre. Buon salve Fire! Se volete farvi due partite, ragazzi, mi raccomando, giochiamo all'unico vero Smash. Ma che bello, ma buon salve, appena metti il follow metti subito, ah, lol, gg, grazie mille per la fiducia, assolutamente, grazie mille, questa fiducia sarà ripagata in tutti i modi ragazzi, perché adesso, ripeto, vi faccio giocare a un gioco che è veramente bello, che è Smash, ma non lo Smash convenzionale, lo Smash dei poveri, quello più bello, vi faccio vedere, dove sta, vi faccio vedere ragazzi. Vi faccio rivedere più che altro. Dove sta? Protologia. Mettiamo un'altra volta un bel. Non mi interessa questo. Non mi banno. Ok. E Smash ragazzi, già sono morto, ma che bello questo Smash, è meglio di quello normale anche se muoro. vai Pikachu, scelgo te Pikachu, vai. Chi mi sente in chat, i vicini secondo me si incazzerebbero tantissimo. Ma assurdo ragazzi, ma che bello, i KS Gaming Life mi hanno fatto un caricone, ma che bello. E qua ragazzi, qua bisogna ballare, ma scherzate, qua bisogna ballare subito. Grazie mille de Raid KS Gaming Life. Grazie mille ragazzi, grazie mille del Raidino, grazie mille anche dei follow di Filippo Fierro e di Pic Fortune. Buon salve, grazie mille a tutti quanti ragazzi, grazie mille, veramente. Che cosa stavate portando? Fatemi un bel... aspetta che però, questa luce è veramente un po' fastidiosa, dopo un po'. Che stavate portando? Facciamo subito un shotottino così vediamo anche che stavate portando.
Capes Game Life, vediamo un po'. Che stavate portando? Sono curioso. Stai portando in live retro. Che gioco stavate portando in di base? Chrono Trigger. Vabbè, ragazzi, Chrono Trigger è qualcosa di eccezionale, ragazzi. Cioè, è qualcosa di eccezionale. Non c'ha senso per quanto è bello, ragazzi. Chrono Trigger. Calcolate che c'è uno dei miei mod amici. È uno. Per lui è il gioco. O comunque uno dei giochi migliori e più belli che conosce. Ed è veramente, perché comunque è tantissimo. Sono stanze per riempire tre stanze. Sì, adesso non iniziamo, ragazzi. Infatti, iniziamo a giocare. Ho trollato troppo abbastanza. Basta. Adesso. No, ma giochiamo. Bellissimo, sì. Fuggiamo a cena, buon proseguimento. Buona cena a te e a Cappina, mi raccomando. Stilgar e Cappina. Buon salve, grazie mille di tutto. Grazie. Ragazzi, ci siamo. Abbiamo cazzeggiato. Ci siamo divertiti. Abbiamo riso. Abbiamo anche pasta. E ragazzi, in questo momento entriamo e giochiamo. Comunque, ripeto, grazie mille di tutto quello che avete fatto già adesso. Già siamo partiti col botto, ragazzi. Con il botto. Ok, ragazzi, allora facciamo questa stanzina, perché così almeno facciamo. È da tanto che non gioco a Smash. Io l'unico come si dice, l'unico personaggio che so giocare veramente discretamente bene è la pianta piragna. E quindi facciamoci due partite. Allora, come era funzionava? Fatta ricordare, mischia mi pare. Salsa Smash. Datemi poi una mano se vi ricordate benissimo come si faceva o non si faceva il tutto. Tranquillo, no, ma non ho visto Yoshi. No, ripeto. Ma ricordo che quando usavi Yoshi c'era veramente da incazzarsi. Posso dire. Ah sì, lo dico. Tranquillo, no, ma non uso Yoshi. Allora, crea stanza, ragazzi. Allora, la stanza la chiamiamo. Tutti i livelli. Sì, tutti i livelli. No, pubblico. Tipo facciamo. Incontro a quattro giocatori contemporaneamente. Le regole, io ho delle regole. Da torneo mi pare ce l'avevo messo con Norman. No, mettiamo questi, quelle scopare c'è tutto. Gli ultimi due escono, sì, mi pare giusto. Poi un password, sì, mettiamo una piccola passwordina, ragazzi. Grazie mille dell'host, Andrew. Con password, sì. La password mettiamo pizza. La password è pizza, ragazzi. Il codice della stanza è 456. Perché quelle regole hanno quel nome? In base a quello che è. E si gode. Lo so, ti ho visto, Linda, ti ho visto. Stavo trollando, mi fai trollare in santa pace, per favore, grazie mille. Ti faccio anche uno shotodino a te. Non so, David prima ci stava, non so se... Ma che bello. Un attimo di mancanza. Sì, ma mi devi salutare. Vabbè, ti saluto in modo mio. Riso. Linda. Una porzione palle riso. L'oscuro signore, grazie mille, buon salve, ragazzi. Se volete entrare in partita, meglio di così non ti posso salutare. Warzoneata e si gode, mi pare giusto. Adesso, ragazzi, va bene, perdonato. Ok, ragazzi, quindi sapete, la stanza è... Aspetta, lo scrivo in chat, ragazzi. Stanza... pizza pass 456. Ragazzi, adesso se lo sapete spammatelo a tutti quanti, salvatevi questo e ci facciamo questa partitella a tutti quanti, dai. Spamma un pochettino in chat. Tatino, ciao Tatino, che ce l'avevo con Norma. Sì. No, ce l'aveva con me. Ce l'aveva con me. Comunque, buon salve. Com'è andata? Ma hai fatto qualche live o qualcosa, Linda? Non so, non ho visto, che ero impegnato, che stavo un attimo parlando in chatti. Quindi ero un po' impegnato. Mi devi mandare l'ID che è in alto a destra. Adesso te lo mando, ragazzi. Lo mando subito. Scelgo un attimo la pianta piragna, così vado avanti. No, non sto molto bene oggi. Che è successo? Oh, e ciao Mario. Ho balzato. Ma come mai? Allora, l'ID è questo, ragazzi. ID è M. Aspetta, lo scrivo. ID. Ah, lo avete scritto voi, perfetto. Perfetto, ragazzi, va grandissimo. Ragazzi, lo ricopio anch'io. E questo qua, ragazzi. In sti giorni ne parliamo, va benissimo. Se non vuoi, tu lo sai, mi puoi contattare tranquillamente. E si gode. Quando vuoi mi puoi parlare tranquillamente, facciamo una chiacchierata. Io intanto mi vedo partecipare. Aspettiamo un attimo che entra qualcun altro.
mi raccomando. Non è bello ciò che hai fatto? Non ho fatto nulla, ragazzi. Non ho fatto nulla. Non ho fatto nulla. Ragazzi, più tardi ci sarà anche il caro buttafuori che entrerà, quindi sta adesso mangiando, poi dopo aver finito di mangiare entrerà tutti qua, cioè entrerà. Detto questo, dai, io comincio a entrare. Non mi esce la stanza. Non è che hai messo solo amici, no, per di no. Ho messo pubblico. Mi pare che ho messo pubblico. Aspettate di iniziare la partita, ragazzi. Voglio aspettare qualcun altro. Se sapete qualcun altro che deve, cioè, vedete un pochettino, perché se non è stata fatta bene, la rifaccio la stanza, ragazzi. Rifaccio la stanza se non la vedete. Provate a entrare. Allora, l'ID è MDHQD, giusto? Ah, ma è sbagliato, non è MD. No, ragazzi, ha sbagliato. L'ID è quest'altro, ID. Ha sbagliato il nostro caro amico. Il caro amico, un attimo solo. È MRHQD. Questo qua è. Prima si sbagliava perché aveva scritto MD. Non è R, sì, è R. Vai, forzonato, comandi uguale e si gode. Colpa mia, vai tranquillo. Buon salve, clean up. Ragazzi, se volete entrare e joinare la stanza, chi è moderatore, comunque chi ha la voglia di fare e copiare la stanza, è quella che ha scritto Trueno. MRHQD, mi raccomando, entrate. Password è 456. Pizza e la password. Quindi, ragazzi, se volete entrare, entrate. Picassium. Ah, Picassium, lol. Ragazzi, io quasi quasi possiamo startare, dai, andiamo. Trueno perdi, aia. Già quasi ci sta un po' di scontri. Mi piace, vado a piangere in un angolino. No, perché? Vai tranquillo. Ragazzi, sentite bene l'audio del gioco e tutto? Ok, vai. Ragazzi, può essere che farò una figura di marmellata, per non dire altro. Oh! Ragazzi, ma qua già iniziate qua. Oh, occhio, io voglio giocare per divertirmi, non per perdere, o comunque perdere male. Ma già mi fate perdere male qua. Aspetta, no, qua, raga. È assurdo, no, mi devo togliere gli occhiali, sennò non ci sto a capire nulla. Ragazzi, posso dare due botte a qualcuno? Mi fate picchiare gentilmente, ma in amicizia. Mi fate picchiare in amicizia. Ok, una botta sono riuscito a darla, dai. Una botta sono riuscito a darla, meno male. Andiamo, tanto mo sto pure morendo, quindi GG. No! 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 Madonna, Giallo, ma che cacchio fa? Ma che gabbo fai? Ma hai fatto di... Mi hai distrutto! Raga, mi ha distrutto! Dai! Qua è brutta, ragazzi. Qua mi sa che va male malissimo. Se qualcun altro vuole entrare, ragazzi, vi diamo tutte le istruzioni per entrare, mi raccomando, eh. Chiedete in chat, però vi posso dare una mano soltanto quando stiamo offline. Quindi datemi quel tempo per fare tutto. Dai, no, connessione, ti prego, dai, non mi portare sfiga sta connessione, voglio giocare. Anche se faccio schifo, almeno voglio giocare, diciamo, in qualche modo. Ah, ragazzi, pure un'altra cosa, volete che io dopo cambio le regole e magari mettiamo a team? Perché secondo me team è più divertente. Che dite? Che ne pensate? Ah! Prima ricarico online, ci sono anch'io. Vedi se c'hai per caso i 7 giorni di live, cioè di online, di nuovo, perché magari può essere che si sono ritornati. Se non l'hai fatto già, eh. Raga, qua stiamo giocando contro gente che veramente ci sa giocare, io non ci so giocare, io gioco per divertirmi, mi stanno spaccando letteralmente il mondo, cioè non esisto proprio, mi stanno deletando,
Forse sono più forte a Brawlhalla, ho detto tutto. Ho detto tutto, ragazzi, però vabbè, io gioco per divertirmi, non mi interessa. Poi se avete Pyra ancora meglio, perché non gioco ma osservo il personaggio, diciamo, le prospettive del personaggio. Posso dirlo? Ah sì, lo dico. Quindi. Là! Raga, io non sono riuscito a fare uno smash a nessuno. Nessuno. Non so. Ah, io sto solo prendendo botte, raga. Vi giuro che sto solo prendendo botte. No, scusami, Giovanni! Non ho fatto apposta! Sei incazzato, lo so che ti sarei incazzato! Volevo caricare il colpo per gli altri! Non l'ho fatto apposta! Poi intanto zitto 4-4 sto ancora io, eh! Sto ancora partecipando in qualche modo! Non si sa come, ma sto ancora partecipando! Per poco però! Non ci credo, ma avete fatto vincere, raga, ma stai scherzando? Ho vinto in una lobby veramente così forte. Ma stai scherzi? Ma stai scherzi veramente? Sarebbe bello se mettessi una ricompensa che costa un bel po', dove puoi scegliere di giocare a Marble o a quello delle macchine. Ah raga, prima di startare, non startate, fermi, non startate, ascoltate, non startate. Due cose. Voglio sapere se non startate, voglio sapere se volete fare a squadra o volete fare... Aspettiamo anche altre persone, perché io vorrei aspettare anche altre persone, ragazzi. Vai a studiare! Subito, sì, sì. Subito! Allora, ragazzi, per chi vuole entrare, ripeto, l'ID è questo. Copiamo un attimo l'ID. Un attimo solo, eh. ID. Stanza... Pizza Pass 456. Ragazzi, copiate tutti quanti e così chi vuole entrare, ragazzi, sa dove può entrare. Questo qua è il tutto. Io preferisco l'uno contro uno. No, perché altro volevo far giocare più persone possibili. Quindi stavo pensando appunto di fare in qualche modo, magari cambiare le regole, però mettendo squadre. Quindi facciamo squadre, ragazzi, dai, cambiamo regole. Perché è troppo un casino in questo modo. Mista squadre. I perdenti escono, ci sta. Tre vite così. Dai, facciamo così. Per il guard non mi ha fatto saltare dopo il B. Infatti ho vinto e non so come ho fatto a vincere, ragazzi. Sta cosa non lo so. Allora, ragazzi, io ho cambiato. Rispammo un'altra volta, faccio un po' di spam. Intanto potete rientrare. Rientrate tutti quanti, così almeno continuiamo a giocare. Ragazzi, potete rientrare. Rientrate. Ho fatto a squadre e ho rimesso un'altra volta la stanza di tutto. L'unica cosa, eventualmente facciamo... No, vabbè, facciamo così, dai. Vai, partiamo. Ho visto già due Yoshi, bene. Bene che male, non è bene. Non è per nulla bene. Eccola però, Mitra. Madonna, Mitra e Pyra. Peccato che l'hanno un po' censurata, tra virgolette, però... C'ha quel sex appeal che c'ha sempre. Lo voglio comprare, ragazzi, lo voglio prendere pure io. Dai, io sto contro Pikachu, cacchio. Ah, contro te, insieme a te, giallo? Bene. No, perché mi hai dato di là? No, sbagliatissimo, ragazzi. Che bello. No! Oh. No! No! Dammi io te lo prendo! Il saccoccio! Dai! Minchia, Gianluca sta a fare tutto lui, io non sto a fare niente! Ma che brutto che non sto facendo nulla! Non è bello ciò che sto facendo! Ma io sono morto? No! Ma faccio cagare! Il padre di merda, ragazzi. No, faccio cagare io, raga. È inutile che dico qualcosa che non è vero.
Sto giocando nel modo in cui dovrei giocare normalmente, quindi una chiavica. Ci sta, ragazzi, ci sta. Cioè io devo giocare contro questi due, ma tu stai scherzi? Ma tu stai scherzi? Ma voi mi volete uccidere? Ma voi mi volete male? Ma non stai scherzando? Ragazzi, la stanza è questa, sapete tutto. Avete tutto per giocare. Se volete giocare insieme. Entrate, 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 ragazzi, entrate. Minchia, mi avete distrutto. Mi avete rotto. Aspetta che butta, forse mi ha contattato, vedi un po'. Devo ancora mangiare. Da sbrigare. Vai, vai, ragazzi, dai, 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 che giochiamo, dai, che facciamo queste belle partite. Innanzitutto, chi è che se volete, ripeto, entrare per giocare, ci sono i posti. Aspettiamo. Giochiamo, ragazzi. Giochiamo. Se qualcuno poi richiede il codice, io sono pronto e glielo mando, quindi andate tranquilli. Io tanto ripeto, io non ci so giocare a sto gioco, mi diverto e niente, quindi giochiamo in questo modo. Non giochiamo per la competitività, ma giochiamo per il divertimento, non mi interessa. Cioè, sì, è bello vincere, però non è prerogativa della live per me. Che cazzo è successo? Ragazzi, non sto riuscendo a dare un colpo. Che uno che sia un colpo, un colpo proprio. One Punch Man proprio, non ci riesco. No, raga, ma che è? No, assurdo. Ma minchia, che è Bigasum? Ha preso il personaggio che ci sta smesciando a tutti quanti. Occhio. No, non si... È impossibile. Impossibile. Ci ha fatto malissimo. Ma che dolore. Qua sarebbe bello se veniva anche Cronetto, ma tanto Crono non viene più. Quindi... Non viene più nelle mie live. Sennò era figo che veniva a giocare anche lui, perché... E ragazzi, lui forse è uno dei più forti che ci ho giocato insieme e contro. Quindi. Raga, non riesco. Vi giuro che non sto giocando, che non riesco a capire. Non riesco a far niente. Mi hanno distrutto. Mi hanno distrutto. Ma che brutto. Mi hanno rotto. Mi hanno rotto male. Ci sta, ragazzi, dai, ci sta, purtroppo ci sta. Chi è più forte, quando una persona è più forte di te, bisogna solo fare ammenda o a merda, forse bisogna dire pure a merda. A parte si scherza. Innanzitutto vediamo comunque Luke, che purtroppo, scusami che ti ho lasciato da solo, ma si sono concentrati su di me, mi hanno veramente fatto cose brutte, diciamo, cose non molto belle, quindi mi dispiace che ti ho lasciato da solo, però vedo che comunque te la stai cavando, eh. Occhio, ragazzi, che qua Duke potrebbe fare veramente la differenza. Fire Knight potrebbe fare la differenza, perché effettivamente in 2 contro 1 è riuscito a battere uno dopo l'altro come i boss di Sekiro. Quindi occhio che qua non è detto. Luna Porto, ma buon salve, ma che bello che arriva e fa il raidino. Ragazzi, intanto qui c'è Pikachum, grazie mille del raidino, grazie di cuore. Cosa, innanzitutto ti faccio un bello shottotino, così, che cosa stavi portando? Cosa hai portato di bello, caro Luna? Che cosa hai portato di bello? Vediamo un pochettino.
Ah, just chatting? No, però penso che stavi portando qualche gioco? O stavi parlando e basta? Giusto per sapere, per dire. Prima che vai a mangiare, vai giustamente con la tua famiglia. Magari se vuoi scriverci cosa hai fatto. Anzi, cosa hai fatto? Noi stiamo facendo qualche partitella. Ragazzi, io ripeto, c'è la stanza e tutto. Se volete, la stanza per entrare è questa qua. Anzi, un attimo solo, ragazzi, che non metto start. Voglio mettere scrivere sul titolo per entrare il codice e tutto, quindi un attimo solo, ragazzi. Ok, ho messo anche sul titolo, un titolo, ho messo tutto, quindi mo sapete tutto, e per giocare potete sapere come giocare. Dai, andiamo. Un secondo. Oh, hey, Luke, un secondo di che è successo? Ma buon salve a te, Luca. Buon salve. Dai, ragazzi, dai, entrate tutti quanti per giocare a Smash, mi raccomando, siateci, perché ci facciamo due risate, meno io, perché io le prendo e basta, io butto e basta. Buon allo, sì. Come, che mi dici di bello? Da un po' che non ci si vede, non ci si sente, però lo sai che nei miei live vai tranquillo, ma anche non solo nelle live, ma proprio nella vita, puoi sempre scrivermi, puoi sempre dirmi qualcosa. Non soltanto per il Twitch streaming, quindi quando vuoi. Che bello, c'è anche Franci, se vuoi farti una partitella, se ce l'hai pure tu Smash, mi raccomando, stai anche tu. Rispetto a prima, sto giochicchiando un po' meglio, ma solo perché mi sto dietro al culo di... Ma perché stai andando tutti su di me, raga? Ma che, mi sei innamorato del mio Deletanus? Eccolo il boot, ragazzi. Tra un po' arriva pure il boot, raga. Occhio, se arriva il boot qua, sono... Porca di quella! Ah no, quella non è un'altra cosa. Porca di quella! Ragazzi, chi è che non conosce la clip di butta? Deve solo andarla a recuperare in qualche modo, Chi non conosce la clip di butta, mi raccomando, la deve conoscere. No! Grazie dell'host, butta. Grazie mille dell'host. Porca di quella! Raga, ma se volete colpire qualcuno, non colpite me. Cioè, nel senso, io tutta sta bravura non lo sono. Se tu hai colpito, devi colpire l'altro, il mio compagno di squadra Gianluca, perché lui è forte. Colpire a me non è legit. Così, se c'è due contro uno contro me, vuol dire che vincete easy, perché io non riesco a giocare. Io sono una sega su sto gioco. Infatti si vede che sto giocando malissimo. Ragazzi, ma come me l'ha fatto di... No, raga, è assurdo. Ma il personaggio, come si chiama? L'eroe di Dragon Quest è veramente una cosa assurda. Cioè, c'è quelle mosse che, pure se non stai in Smash, ti buttano fuori. È assurdo. Non posso ora, va benissimo. Oh, intanto fino a noi stiamo fino alle 22:30, quindi non sto tantissimo. Quindi se volete poi aggiungere in qualche modo, vedere e giocare, sapete che fino alle 22:30 noi giochiamo. Poi andiamo a fare qualche bel raidino, però molto più là. E giochiamo un pochettino intanto. Allora, qua ha vinto sempre la squadra rossa. Io cambierei, perché se gioco sempre lo stesso personaggio poi dopo un po' mi annoio, quindi io prendo qualcun altro. Sto cercando di arrivare a 1200 euro di Switch, della Switch, minchia, tanta roba. Aspettate, ragazzi, io voglio cambiare personaggio. Facciamo un po', cambiamo qualcun altro per divertirci. Anzi, se no facciamo una cosa, volevo fare una cosa, ragazzi, interessante. Mettiamo tutti casuale, così almeno bene o male siamo tutti quanti allo stesso livello, anche se io sicuramente no, perché io sono una sega con tutti i personaggi. Se mettiamo tutti quanti casuale, secondo me c'è più divertimento, ragazzi. Sì, mettiamo tutti casuale, dai, più divertente. E se no è brutto, dai, pure tu giallo, dai. Tutti casuale, almeno ci divertiamo. Dai, ragazzi, casuale. Intanto io rimetto un'altra volta la stanza, così almeno qualcuno può
Mannaggia due. Ragazzi, casuale, dai, dai, casuale. Io riposto un'altra volta così. Casuale, ragazzi, casuale, casualone, casualissimi. Ci siamo? Pronti? Perfetto. Dai, così ci divertiamo molto di più. Almeno è tutto casuale. Può uscire un bel personaggio come una melma. Quindi l'importante è quello. Ma che bello. A me che c'ho? Ma chi, io non la so manco utilizzare. Ma chi cazzo è? Chi? No, lo, cioè, lo so chi è, ma come cazzo si usa? Ah, c'è il martello, è vero. Ragazzi, io non so come si usa questo personaggio. Vi giuro. Intanto sto dando le botte, le sto dando a qualcuno, le sto dando le botte, però non ho capito quanto è forte o no. Le sto dando due botte, ma non so, più di quello non so. Madonna che martellata che ha dato! Grandissima Franci, bravissima. Spammalo, che almeno la gente sa che... No, ma come funziona? Non ho capito come fare per risalire con lui. Cacchio. Ragazzi, è lentissimo, ma quando usa quel martello è tipo assurdamente forte quel martello, raga, fa dei danni assurdi. L'ho buttato qualcuno fuori? No! Va benissimo, va benissimo. Cara Franci, va benissimo. Ragazzi, allora, se riesco a dare la martellata a questo personaggio, faccio dei danni assurdi. Quello è vero, ve lo dico già. Il problema è che caricare e fare tutto non è facile per nulla. Più che altro non conosco le mosse sue, cioè tutte le mosse non le conosco. GG, GG. Basta, basta però, non spammai troppo, che sennò poi ci si intasa soltanto la chat. Franci, grazie mille. Noi Andrea Pipo. Ma buon salve anche a te, grazie mille del raid. Siamo qua. Scusa padrone, ma come padrone? In che senso? Non ho capito. Io non sono padrone di nessuno. Anzi, non è manco tanto bello sentirlo e dire. Ciao caro, buon salve. Ma io sono morto? Sono morto. Ti chiedo scusa. Ti chiedo scusa, ti ho lasciato da solo, Duke. Buon salve, grazie mille dell'host. Del raid, stai giocando a Sensible Soccer, stai facendo la carriera, cioè in qualche modo stai giocando a Sensible Soccer già da tempo, ho visto. David77, grazie mille del follow, grazie mille, sei qua in questo canale dove si gioca molti titoli Nintendo, si gioca anche retro gaming e facciamo un po' di tutto. Comunque qua l'abbiamo presa malamente, anzi io l'ho presa malamente perché io sono l'unico di tutti che non ci sa giocare. Grazie mille Avatar of Fear, grazie mille, sei il terzo che mi ha fatto il raid da quando ho startato e abbiamo startato soltanto da 57 minuti. Oggi non penso di battere il record, però potrebbe succedere. Comunque buon salve, grazie mille, grazie mille di stare qua e di aver messo il follow sulla fiducia. Vedrete che non sarete per nulla non sarete rimaneggiati, come si può dire? Non so, ma io chi cazzo sono tanto? Ah, ma io sono Darian qua. Ma come si gioca questo personaggio? Ragazzi, io non lo so come si gioca.
Ma io faccio le... Allora, io... ragazzi, quando non sapete come giocare un personaggio, l'unica cosa da fare è, ragazzi, spammare il tasto per l'attacco. Tutto il resto te fa da solo. Tutto il resto da solo succede, ragazzi. È facile, dai. Diciamo. Dai! Dai! Ma io stavo colpendo il Pikachu, ma il Pikachu sta insieme a me. Ho sbagliato, scusami. No, t'ho smashato. Beh, io che già faccio uno smash a qualcuno, per me è tipo una vittoria, ragazzi, eh. Per me è già una vittoria, vi giuro. Per me è già una vittoria fare uno smash a qualcuno, raga. Lo so, è brutto dirlo, ma è la verità. No, però dai, le culate no. Le culate mai nella vita. Vai via, vai via. Vai a dormire, vai a pentirti. Ti devi pentire, vai a pentirti. No. Vai a riflettere. Vai a riflettere, ho detto. Vai a studiare punk, scusami. Subito. Vai a studiare subito. Ma lui è il mio. Io mi sbaglio intanto col Pikachu. Dai, col Pikachu. Madonna. Ragazzi, stanotte. Cioè, stanotte. Vabbè, finito. Punto e scambio di Odudu. Più di quello non so che dirvi. Non riesco più a parlare, ragazzi. Tra giocare. O mi concentro per parlare o per giocare. Quindi, purtroppo, non riesco a fare tutte e due le cose. Sono un semplice essere umano. Intanto Gianluca ce l'ha morte con me, ce l'ha. Che prima l'ho... Oh, quasi smash. Quasi smash. Qua mi ha fatto lui, raga. Intanto barcollo, ma non mollo. Questa cosa è strana, posso dire? Vabbè, tutti quanti andavano su di me perché giustamente era quello più smashato di tutti. Cioè, quello che era molto più facile probabilmente di smashare. Minchia, dritto! Non si è sentito perché bisognava... Dai! Noi! Nice! Dai! No, non ci pensare mai nella vita. Ma mai nella vita ci devi pensare una cosa del genere, oh. Sarò felice soltanto quando vedrò il tuo cadavere per terra disteso, lì, immobile, un po' freddo. Non tanto, così almeno. Diciamo... Ah, dicevo, si scherza, ragazzi. Ecco, ritorno... ma tu non sai che è successo Dave prima. Abbiamo trollato la chat un'altra volta, ragazzi, qua, non lo sai. Abbiamo trollato un sacco di... ci hanno fatto un sacco di raid e sono stato veramente... Ho fatto dei troll assurdi, quindi... Peccato. Dai, no. Ah, due contro... No, no. Qua mi diverto io, mo. No, raga, qua mi diverto io. Non mi interessa se siamo due contro uno, ma qua se c'è Gianluca contro, no, non riesco a non giocarlo. Due contro uno, no, lo voglio battere, raga. Dai, io gli sparo. Peccato che sta un attimo la connessione, sta andando un po' una melma, per non dire altra cosa brutta. Ma io c'ho ancora due vite? Ma what? Oh, il Nabbo sta vincendo, ragazzi. Io che sono Nabbo sto andando alla grande. Vabbè, ha fatto tutto da solo. Pikachu, ma fa tutto da solo, quindi complimenti a lui che ha fatto tutto da solo, eh. Io non ho fatto nulla. Io ho alzato solo le mani. GG. Sorry Giallo. Comunque ripeto, se volete entrare in vocale, chi è che sta giocando, punto esclamativo di Discord, può entrare. Le regole però, ci sono delle regole. Non bestemmie. Non prendere comunque possesso della live in qualche modo,
E ragazzi, divertimento. Queste sono le tre regole principali. Solo questo, chiedo. Se volete entrare in Discord. Se non volete, se no. Non c'è problema. Io ho preso... Che c'ho io? Ah, il trailer di Boy Fit. Ok, ok. Il maschile però, maschio. Non c'è la firma, insomma. Giganico, ma buon salve, come la va? Che mi dici di bello? Che mi racconti? Noi qua siamo un pochettino, stavo facendo una serata particolare perché da un po' che non facevo una serata o comunque una giornata, una stream totale su questo gioco. Comunque a me, diciamo che tra virgolette mi diverte, però non mi ha mai fatto così impazzire da farci una live intera. Quindi magari recupereremo un pochettino di tempo la sera, specialmente. Comunque la sera, insomma, è un gioco molto da sera. Che tutti quanti. La mattina è un po' difficile giocare la mattina. Secondo me questo è un gioco più da fare la sera, appunto. Ma è giocata Smash. No, allora è molto divertente. Io purtroppo sono veramente una SES, proprio faccio cagare, non c'ho proprio niente da dire. Faccio veramente schifissimo. Poi i personaggi non li conosco anche per quello che io non li so giocare. E quindi. Ma più che altro, più comunque alla fine di giocare e vincere, io sono. Mi diverto. Poi io preferisco divertirmi. Infatti ho preso anche il cazzo qua perché l'ho preso male. Il salto. Ci sta. Dai! Devo capire come fanno certe persone a resettare le animazioni e avere subito l'attacco pronto. Certe persone veramente contano i cacchio di. Come si chiamano? Di frame, di attacco e difesa. Io non so come fanno a fare certe volte queste cose. Cioè, bisogna veramente studiare. Qua ho preso male. Ah, ma siamo rimasti tra di noi? Perché sono rimasto da solo io? Pog, perché sono rimasto da solo? Play of the game, veramente ragazzi, ma è spettacolare quello che ho visto, è assurdo, pazzurdo, ragazzi, se volete entrare anche voi a giocare, mi raccomando, io non sono sotto Discord, adesso ti mando, un attimo solo ragazzi, aspetta, non metto un attimo pronto, aspettate un attimo solo. Facciamo un po' riposare qualcuno. Vediamo se qualcuno anche vuole entrare. Discord. Io spammo un po' di tutto, ragazzi. Discord. Poi Telegram. Poi abbiamo anche Instagram. Quindi mi raccomando, iscrivetevi a tutte queste tre cose. E ragazzi, il codice stanza è nel titolo. Ma se voi non lo vedete, io lo metto qua. Quindi mi raccomando, se volete entrare, sapete tutto. Ho appena sentito mio fratello, il capo della sua ragazza. No, ho appena sentito mio fratello e il capo della sua ragazza è andato in ufficio dopo essere andato a fare il tampone. Però c'è il risultato positivo al Covid e mi sono triggerato un po'. Minchia. Aia. Peccato. Gigi, se vuoi giocare anche tu, mi raccomando, stacci, Ragazzi, ho fatto un po' di discussione e tutto, possiamo ritornare a giocare, dai. Ritorniamo a giocare, almeno siamo tutti quanti belli tranquilli, belli vispi. Intanto vi faccio entrare il nostro caro Giallo. Mi senti? Oh, bello. Ma buon salve, qua ragazzi, con me c'è Trueno, anche semplicemente detto Giallo, e sta qua con voi. Per gli amici Giallo, ma anche Verde. No, perché si è entrato in tre? No, ragazzi, perché non dovete stare fermi? No. Un attimo. Sbagliato io a schiacciare. Annaggia quante botte a te sempre, oh. Sei proprio un genovese proprio, minchia, oh. Lo sai che ti prendo in giro, ragazzi, si scherza, tutta bella l'Italia. Io quando dico certe cose lo dico per scherzare, mi piace tutta l'Italia, mi piace il pesto alla genovese, me lo metterei anche nel naso, nelle orecchie. Che cosa? Siamo tutti sulla stessa bandiera. Sì. La stessa bandiera, quindi. Sì. Fatta di pizza, pomodoro e basilico. E mozzarella. Il pesto alla genovese è tanta roba, minchia. Specialmente quello dell'Eurospin. Giusto Giallo. Mo che glielo ho detto, ragazzi, si incazzerà, occhio. Mo avrà una cattiveria assurda nei confronti. Se prima ci ha incazzato,
Adesso sarà tipo triggeratissimo. Ragazzi, ma voi il pesto vi piace con o senza aglio? Perché se lo mangiate senza aglio siete delle bestie di Satana. Senza aglio. Posso dirlo? No. Cioè, nel senso, in realtà andrebbe mangiato senza aglio con i pinoli. Però va bene anche. Cioè, in realtà andrebbe mangiato con l'aglio i pinoli. È giusto. Però infatti. Va bene anche senza aglio. L'importante è averla assaggiata almeno una volta con l'aglio. Ma io non, il vero pesto proprio di Gevano o comunque di Liguria non l'ho mai mangiato. Infatti sarei veramente curioso di vedere se effettivamente come voi decantate il pesto effettivamente. Guarda, è così. A giugno quando scendo giù a fare l'esame te lo porto. Tu tanto devi venire qua da quelle queste parti, no? Sì. Appunto, se vieni portamelo, io tanto te lo pago tranquillamente, non è che vieni a fare un viaggio così. Ah, no, ma stai scherzando, non mi rompere i coglioni. Non mi rompere i coglioni. Sei tu l'ospite qua. Poi almeno se, cioè, se devi passare da queste parti, almeno. Vabbè, non posso dire certe cose perché sono bannabili. Però capisci. Cioè, fai finta di avermi capito, tra di noi. Purtroppo ragazzi sappiamo soltanto noi, diciamo. Almeno, diciamo, almeno qualche soldo almeno te lo terrai in tasca. Faccio un saluto a Make io. Vabbè, la gente non lo sa, però non diciamo, non parliamo ma... di persone che non ci sono in chat, che non conosce. Diciamo che abbiamo conosciuto dei personaggi veramente fantasmagorici, se oserei dire. Non ci smetteremo mai di pensare a questi personaggi, diciamo. La nostra mente è sempre là. Al Make di turno e altri. Casino da giocare Ryu, però. Ma Ryu, scusa, ma Ryu è il personaggio di Fortnite, perché l'ho visto su Fortnite. Ma che bello allora! Quindi Fortnite è un bel Fortnite. Gioco. Non lo sapevi? No. C'è Fortnite da un mese. C'è Ryu e c'è Chun-Li che hanno messo, che spara col fucile. Si shoppa Chun-Li. Ma vaffanculo! No, dai, non c'ha senso, dai. Quello non c'è. Io ogni tanto mi piacerebbe riportare, però a modo mio Fortress, a me ci sarebbe da ridere, ma solo una volta. Non lo porterei mai perché non. Tutta la vita, perché no, non è dell'indole del canale. Ma per trollare ci sarebbe sicuramente. È solo una partita farei, eh. Però, ragazzi. Però ragazzi, no, se mi fate. Se per caso arrivasse una donazione, ma io la butto così, in cui dice testualmente: con questi soldi puoi comprare Ryu e giocare una partita o comunque fare una live su Fortnite per comprare Ryu e giocare a Fortnite, lo faccio, mi vendo, per i soldi mi vendo, posso dirlo, non posso, e tanto tutti quanti non lo dicono, però vorrebbero, quindi almeno lo dico. No, sto scherzando, Fortnite merda, no, neanche, non mi avevo di dire. Vogliamo milioni di euro. È quello il prezzo che io avevo in mente, infatti. Intanto qua Pica mi ha silurato. La focaccia, minchia. Io conosco una persona che faceva un pesto che ci deve ai vampiri da quanto aglio ci metteva, madonna. Allora, a me, l'aglio, c'ho un rapporto di amore e odio. Perché chi fa l'aglio, chi è che molto forte cucina l'aglio, lo cucina con il col la, come si dice, no, la gemma, con la col il germoglio che ci sta dentro, e quello fa veramente un gusto di merda, no? Se lo togli, e come è successo oggi che ho fatto a pranzo, ragazzi, ma che cazzo è successo? Presidente? Perché non va? Qualcuno sta laggando e non sono io. Io ho comprato il cavo alternativo per la Switch. Qualcuno sta laggando. No, ma non sta laggando la Switch. Cioè, va benissimo la Switch, mi pare strano, perché comunque sto streamando e tutto e si vede di in modo ottimale. Come dicevo, l'aglio, se tagliato a pezzettini fini e se si toglie il germoglio, ragazzi, l'aglio è una cosa stupenda, è buonissima. Purtroppo, ogni volta che me l'ho mangiato l'aglio da qualche parte, questo cazzo di germoglio non lo tolgono e dà veramente un fastidio. Cioè, a me mi dà fastidio quando c'è quella sensazione di bruciatura, che brucia proprio. Anche perché viene pure fritto troppo l'aglio, io deve essere soffritto pochissimo. Vabbè, ma perché sta a parlare di magna a quest'ora? Mi vedo un'altra volta fame, che io poi mi sono bevuto pure il tè con i biscotti, vaffanculo. Mi manco i biscotti, fette biscottate. Ma io non avevo minimamente voglia di cucinare, mi sono preso due pizze. Beh, da te.
Detto a te, volevo anche io una pizza. Volevo una pizza. Pizza in faccia. Pizzetta davanti a Pokémon su Minecraft. Lol. Comunque, ragazzi, ripeto, se volete entrare a giocare, il codice stanza è in descrizione, nella live, titolo live. Se volete, sapete tutto. Io c'ho Baiotetta. Ok, c'ho Baiotetta. Baionetta era rotta. Ma volta. Non so come giocarlo, purtroppo. Giocarla. Ma lo sai che ho detto una cosa? Cazzo, io c'avevo l'insalata, non ho fatto l'insalata. Allora, dovete sapere che io prendo in giro certe persone che conosco io, quindi quando le prendo in giro le prendo non perché io ci abbia qualcosa contro, però c'è un ragazzo che conosco che è modenese e io dico sempre, ma Modena che c'avete? Non c'avete niente? Anzi, meglio Bologna che c'avete tutto, ci sta il ragù, la bolognese e tutto, e prendo sempre in giro. A Bologna solo una cosa c'avete, a Modena c'avete solo una cosa buona. C'avete però una cosa buonissima, l'aceto balsamico, perché effettivamente l'aceto balsamico di Modena è tipo una delle cose più orgasmiche che ci stanno nell'etero proprio. E ogni volta quando faccio l'insalata, ragazzi, se non mangio con aceto balsamico, veramente io non me la mangio di più. Che è successo? Sono suicidato. Ma perché? È vero che stiamo pure giocando insieme. Ma giocavi contro almeno tipo di suicidare, ma così no. È tipo la prima volta che gioco a Luigi. Raga, io ci sto provando a stare dentro a questa piattaforma, ma non ci riesco. Mi fate giocare, per favore. Madonna, mi stanno distruggendo. Sì, ci sta, perché allora, se, infatti, allora, pure quella è una cosa da dire. Se usi troppo aceto balsamico ti incomincia a disgustare e ti va anche in gola, praticamente c'è quella sensazione veramente che è un po' schifoso, tra virgolette. Però, ma dai, come cazzo mi hai fatto a prendere? Dai, non ci credo tu. Peccato. Come dicevo, se effettivamente ne mangi così troppo, cioè ne metti tantissimo, incomincia a essere veramente, ti rovina il gusto. Effettivamente. Oh, ma stava andando benissimo la connessione, ma come mai non va più? Niente, ok. Sembrava, volevi. Volevi. E niente, sono morto lo stesso alla fine. Mi hai lasciato da solo, adesso come faccio? Mi dovrei suicidare, giusto per almeno per non fare una brutta figura. Guarda, non riesco a scendere. Più. Non riesco a scendere! Mi fate giocare! No! Ma io scherzavo, non dovete suicidare! No, io mi suicido, non voi! Ma lo sanno fa apposta perché sono streamer. No, raga, no, non dovete suicidare. Non suicidatevi. Ok, meno male. si stavano suicidando apposta per farmi vincere. No, non lo fate. Comunque anche sto avendo problemi di connessione. Infatti è strano, vabbè, sappiamo tutti quanti che la connessione Nintendo proprio Steam, levati proprio. PlayStation Plus, PlayStation Network, levati proprio. Lo sanno tutti quanti, quella Nintendo è la migliore. Si paga la qualità. Ma anche no. La migliore su Marte, sì, anche su Venere. Almeno è lo schermo in plastica della Switch. Non si rompe. Beh, non è una cosa buona, Lo so, era sarcastico. Appunto. Sì, ma dica, me... quando la metti sulla dock. Ma mo sapete che dovrebbe uscire appunto sta... Si fare qualcosa di epico. Ah, ok. Lo sapete che mo... Ma io chi sono tanto? Ah, io sono Mario. Mario Azzurro. Ma che sono napoletano? Mario napoletano. Uè, voglio! Tattara, tattara, di mortacci, taradada. Mi piace la pizza, mi piace spaghetti, mi piace kit, morte, kit. Asfacimi solito, non si può sentire poi. Ma comunque, veramente, su Super Mario napoletano, ragazzi, non c'è senso. Ci manca solo il simbolo del Napoli. Forza Napoli, bello. Ragazzi, io se prendo giro Napoli, perché io sono mezzo, cioè, sono casertano, campano, quindi lo posso dire, cioè, sono giustificato. Dai, ti stai curando? Vai, curati.
Cura, Super Mario, Super Mario. Super Mario il mio paggio. No, no, ragazzi, la faccio lì. No, la faccio vedere quel video, quella pubblicità la devo far rivedere, ragazzi. Dopo questa, un attimo solo che facciamo un attimo una pausa anche per aspettare gli altri che entreranno, perché siamo in quattro e vorrei, magari se ci sta qualcun altro che giocava, che giocano, magari ci sta. Ma dove faccio vedere una cosa, ragazzi, che secondo me era linea paggio, no? Era. Sì. Ragazzi, vi faccio vedere, conoscere una cosa troppo figa poi. Ah, ma questa è, io non è la prima volta che gioco contro al personaggio, come si chiama? Slender, no, Slender, come cazzo si chiama? Ender. Quello di Minecraft è molto forte, è molto forte. Se utilizzato bene fa veramente paura. Non so se sparo da lontano, mi sto facendo i cazzi miei. No, che cazzo faccio? Ma cosa? È un prodotto linea patch. No, dai, no, mi vedo un po' da lì, non ce la faccio, no, no. No, non posso di ste cose. No, dopo vi accedo, ragazzi, qualcosa di epico. No, ragazzi, non ce la faccio, ragazzi, non ce la faccio. Non ce la faccio, mi vedo un po' da ridere, non riesco a giocarci in modo serio sto gioco. Dopo quella idea che mi hai messo. Poi la pennetta, lo sai che la pennetta è una di quelle cose. No, non c'è il lag. Wolfino, ma buon salve. Dopo ti faccio vedere una cosa bellissima, Wolfino. Anche in chat, ragazzi. Vi faccio vedere una delle pubblicità più belle mai create nella faccia della terra. Faccio vedere dopo una cosa veramente figa. Quindi rimanete sintonizzati. Visto che tu sei una radio, quindi posso dirlo. Mi sta facendo veramente uno schifo assurdo, raga. Non è un personaggio per me, Mario. Non mi fa impazzire, posso dirlo? Non è un personaggio che fa per me, Mario. Su questo gioco. Posso? Ho buttato qualcuno fuori, ok, ho fatto il mio. Posso, anche se non perdo, almeno ho fatto qualcosa che non pensavo di poter fare, quindi sono contento, posso dirlo? Comunque David, peccato che non hai visto l'inizio della live che abbiamo trollato praticamente. Anche tu Giallo, tu l'hai vista, no? L'inizio che ho fatto. Un po' troll. La prima parte no, era in cucina. Praticamente. Faccio conoscere una cosa fighissima dopo. Comunque io barcollo ma non ancora mollo, quindi occhio. Non penso che vinco, però. Scusa Pika, ma ho gravi problemi qua con Smash. Dai, manca pochi secondi alla linea paggio, dai, la linea paggio. Cioè io devo giocare contro di te adesso, ma tu stai scherzi, ma io muoro. No, raga, quando è così non riesco manco a riavvicinarmi, pensate. Cioè avete una. Mi è riuscito ad anticipare, io non riesco a capire come fate a anticiparmi ogni volta. Una cosa assurda. Che stai cercando? Che sta farmando? Si può potenziare le armi. Fino ad arrivare. Ma distrutto, no, raga. Faccio cagare, poi specialmente sto Mario non riesco a giocare. Ragazzi, fermi, non startate. Vi faccio vedere una cosa bella. Siete pronti? Non siete pronti, ragazzi. Mi ha fatto ricordare una cosa figa. Linea paggio. Quale faccio vedere, ciccio bello o tifoso? Tutte e due. Tutte e due, sì. Assolutamente tutte e due, ragazzi.
Fermi, non startate. Mettete un attimo in disparte. Mettete un attimo in disparte e guardate, ragazzi. Guardate la live. Vi ripeto, guardate la live che è veramente divertente quello che vedrete. Dove sta? Così diciamo che ci mettiamo anche un po' in pausa, così meno faccio vedere anche altro. No, dove stai? Ragazzi, preparatevi. È qualcosa di epico. C'è butta se vuoi spostarlo giù. Ah, c'è butta. Un attimo, ragazzi. Uè, butta. Butta, guarda la live. Anzi, voi ve la posso condividere. Voi vi posso condividere qua quello che vedo. Quindi, un attimo solo. Questo è uno. Se volete vederlo in diretta, eh. Sì, arrivo. Ti sento un po' strano. Che è successo? No, niente, stavo schiarendo la gola. Lul. Lul. Allora, ragazzi, ditemi quando siete pronti che vedete tutti quanti. Ci siete? Uè, lo sapete, Ciccio Bello tifa Napoli. Com'è bello Ciccio Bello napoletano. Mamma e papà, Ciccio Bello è napoletano. Com'è bello Ciccio Bello. Com'è bello Ciccio Bello. No, aspetta, forse non avete capito. Prendete, io lo faccio ripartire dall'inizio perché dovete capire, ragazzi. Voi dovete capire. Queste sono pubblicità che sono da gustare, proprio da assaporare come il brandy. Sono ufficiali. Sì, sì. No, non so. Ragazzi, sono prodotti ufficiali. Voi scherzate? Esiste proprio. Guarda, faccio vedere. Uè, lo sapete, Ciccio Bello ti fa Napoli. Com'è bello Ciccio Bello napoletano. Mamma e papà, Ciccio Bello è napoletano. Com'è bello Ciccio Bello. Sei bello come il sole. Ciccio Bello. Uè, sei bello come un gol. Ciccio Bello è un gran tifoso napoletano. E bravo Ciccio Bello. Ma tu, ce l'hai Ciccio Bello? Ragazzi, questo è un video. Ricordate che è un prodotto di Linea Paggio, eh? Occhio, aspetta qua. Ricordate che è un prodotto di Linea Paggio, eh? Linea Plaggio. No, si scherza. Facciamo vedere quest'altro e poi dopo andiamo a giocare, ragazzi, eh? Un attimo. Aspetta. No, questo parla proprio napoletano, eh? Quindi occhio. È arrivato tifosotto. A cappa stu gol. Forte tifosotto Napoli che parla. Se lo tocchi. Io tifo Napoli. Senti come parli. Forza Napoli. Forza Napoli. Ragazzi, io se trovo veramente il modo di comprarmi questo voglio. Io voglio questo. Diventa il la cosa più bella che io potessi mai comprare. Cioè, tu vuoi il pupazzo di Smash, di Pyra, di Mitra con le tette, col culo, ma che cazzo ce ne fa? Io voglio il tifosotto napoletano, ma voi scherzate, ragazzi, io lo voglio. Forza Napoli! Forza Napoli! Sei così soffice e amoroso. Lo regalo a te. Sono bello, eh? Sì, e sei anche il nostro portafortuna. E ti portiamo allo stadio con noi per gridare insieme. Io tifo Napoli. Tieni! Ecco. È un prodotto Linea Paggio. Ragazzi, ce ne stanno... Ma guarda che non è finita, eh. Ci sono altre cose pure, però... No, dovete gustarli voi. Dimmi. Scusa, no, volevo andare in loop. Ah, volevo andare in loop. Dicevo che ci sono tante altre cose anche che hanno fatto, ragazzi. Non le faccio vedere tutte in live. Ve le faccio, cioè, volete scoprirle voi. Però, ragazzi, veramente c'è troppo da ridere. Assurdo. Adesso soltanto tutti i max. No, c'è. Non hai capito che ci sta? C'è la Vespa. Sì, c'è la Vespa, ragazzi. Guarda. Scuderia Napoli, solo per veri tifosi. No, mi dissocio. No, ragazzi, mi dissocio. No. Veri italiani doppio. Sono io che... Mi dissocio. No, però il canale è mio, quindi buono. Mi dissocio da quello che ha detto il buttafuori. Buttafuori si chiama, quindi se dovete ballare qualcuno, buttafuori. Ricordate? No! Vabbè, tu l'hai voluta, scusami, nel mio canale dici queste cose, queste castronerie, queste cose brutte. No, a parte gli scherzi.
Ma vabbè, si scherza, dai. Si scherza. Tifa Napoli, yamma bella, pizza, mandolino, Napoli, chi t'ha morto? E sfaccim. Ok, andiamo, ragazzi. Scuderia Napoli, solo per veri tifosi. Napoli, l'auto elettrica del Napoli, con radiocomando e chiave di sicurezza. Mini moto Napoli, stile ed eleganza. Però guarda, mi hai messo una cosa in testa che è veramente divertente, butta. È una cosa brutta, però è divertente, maledettamente divertente. Quella è proprio... rigorosamente senza casco. No, butta, ma che cazzo c'è stasera? Ma c'è gli steroidi? Tu non sei un butta fuori, sei un butta fuori tutto, proprio butta vomito. Ma gli si può dar torto, però. Il bambino era basta, non esageriamo, basta. Ci dissociamo, noi stiamo ridendo per la pubblicità che è trash, non per il contenuto. No, va bene. Vuole bene a tutta l'Italia. Vogliamo bene a tutti gli italiani, a tutto, anche chi va senza casco, chi fa altre cose. No, quelli no, un po' di meno. Ma certo, ma chiaro, chiaro. Però, gli diamo della pubblicità. Mettiamo un punto. Due chiave di sicurezza. Mini moto Napoli, stile ed eleganza. Però minchia, mi ha messo sta cosa in testa. Mi ha messo sta cosa in testa, mannaggia te, butta, mannaggia. Chopper Napoli, inarrestabile con baule porta tutto. Trisoli Napoli, la soluzione preferita dai tifosi in erba. Asta e blocco di sicurezza dei pedali, i veri prodotti ufficiali del calcio Napoli. Sono solo tutto. Quelli marchiati linea Paggio. La scuderia Napoli si tinge di rosa con Trisoli e Minimoto Girls. Scuderia Napoli, solo per veri tifosi. Ragazzi, volete che veramente mettiamo... l'audio di è un prodotto linea Paggio? Io lo metto, non è uno scherzo. Ma figurati, comunque ogni paese è su stereotipo. Sì, sì. Ragazzi, se volete, io metto veramente la punto esclamativo Paggio e quando starta proprio la sigla è un prodotto linea Paggio. Così almeno mi fa ricordare. No, ragazzi, lo metto, lo faccio. Offline lo faccio, ragazzi. C'è Giallo, tu devi sti meme, tu non me li devi ricordare. È andata a finire così. Non io che te l'ho ricordato più che altro. No, lui me l'ha ricordato e tu poi mi hai detto un'altra cosa bella. No, brutta. Mi dissocio. Dai, ragazzi, comunque, tu vuoi entrare in butta a giocare? Certo, ovviamente sono qui per questo. Dai, così ti voglio vedere. Aspetta. Sì, adesso entro, fammi abbassare un momento qua la condivisione. Ok, perfetto. Ti ho messo anche tutto, quindi sai tutto, c'è tutto là. Comunque, diamo bellissime pubblicità, sì, ragazzi. Io mi ricordo l'orso Ciro ci sta. Sì, ma non ci sta l'orso Ciro. L'orso Ciro. Sì, ah, certo, l'orso Ciro mi ricordo. Ma sai che c'erano anche da me quelle pubblicità? Ma l'orso Ciro, infatti, è arrivato. La roba della linea Paggio. L'orso Ciro è quello, eh. È un prodotto lì. No, ho fatto entrare anche a Wolfi sta cosa in testa. No, oddio. Oddio, no, perché ho fatto... Giallo, perché sei entrato in questa vocale e ci hai fatto ricordare queste cose belle e brutte? Che mi hai stammonato. Ma però, dai, era divertente. Sì, no, ma queste cose sono belle. Sono belle e divertenti, però sono cose... Comunque siamo rimasti soltanto... Ah no, ci sei anche tu, ci sei. Aspettiamo un attimo Butta che arriva. Butta, però metti tutti i casuali, così almeno ci divertiamo un po' di più. Ah, adesso okay, d'accordo, peccato, volevo usare Fire. No, vabbè, se capita. Poi dopo ci facciamo una partita con tutti quelli i vostri main. Dopo gioco anch'io con la piatta piragna. La password non funziona, purtroppo. No, la password funziona, 456. No, non c'è più la password. Cambiando le regole ti si scorda di mettere la password. Ah. No, è giusto, 456, però lì c'è scritto 458. Ah no, sono io che ho letto male, scusatemi. Butta. Ah, no, ancora? Butta. Butta fuori scatenato. Cioè, ti ha fatto la clip, Dave. Oggi ti hanno fatto il meme. Che l'ho visto, quello che sì. Tu voli. Sì, esatto. Ti hanno fatto anche. Poi da Luna Pop abbiamo visto praticamente la mia clip dove sbatto il pugno sulla scrivania. Ma porca di quella! Sì, era visto anche Luna Pop. Ah, meno male, Butta, anche tu sei un essere umano. Sei un essere umano, non sono un vegano. Lo sapete la video, come si chiama, quello là, Tokyo Ghoul, che hanno rifatto la YouTube Poop, che a un certo punto dovete sapere che c'è il protagonista dice: non sono un essere umano, sono un vegano, non sono un essere umano, sono un vegano, e tipo la tizia gli dà il tofu in bocca, gli dà, no ragazzi, è assurdo, quella scena è veramente, mi devo far conoscere tutti questi meme belli, voi non conoscete, vi faccio conoscere.
comunque ti dico che c'era un periodo dove era quasi il mio main il casuale, andavo quasi sempre di casuale perché sì, ma è divertente così, sì sì. No, ma anche i contri veri, casuale andavo. Ah sì? No, ho sbagliato. Come può essere un main essere casuale? Non ho capito solo. Perché li so usare tutti più o meno, li stavo usando tutti. Ma queste sono parole veramente gravi se tu non li sei usati tutti, eh. Comunque ti hanno detto tutti, non è che sono, ma non sono, diciamo, un main di qualcuno, sono un main un po' di tutto. Oh, ma sto Ike è forte. È forte, eh. Minchia che danni che fa. No, ho sbagliato, cavolo. Porca di quella. Comunque, dicevo, sì, ti hanno detto bene. Vorrei provare a vedere se riesco a fare le speedrun di Super Mario Bros. 3. È l'unico gioco che speedrunnerei. E voglio provare sempre a ogni live che faccio a provare a vedere quanto tempo lo finisco e a cercare di ridurre il più tempo possibile e non fare cazzate. No, porca... Namek. Fuori forma. Sì, facendo tutti i livelli, sì, assolutamente. Tutti i livelli, però cercando proprio di lasciare il tutto. Non ne perderò una. Ma là mi devo concentrare perché non so veramente, perché sarebbe la prima volta che posso provare a fare un'esperienza del genere. Io speedrun non li... cioè l'ho sempre visti e non so come potrebbero funzionare i speedrun di Super Mario Bros. 3. Non so neanche come si va a attivare quel coso che serve per capire quanto tempo ci metti a fare le cose. No, mia, ma il tempo è un programma. Non so come. Ma quello poi lo devi far tu ogni volta quando finisci un livello tutto, giusto? O un mondo? Dipende dal programma. Perché se ci sta un programma in cui ti riconosce quando tu riesci a fare le cose, minchia, almeno non le tolgo dalle scatole tutto. Lo so, giallo, è dura. Ho fatto una cagata, guarda. Ma io sono l'anti-smash, sono sincero. Ma tu che cazzo... che ha fatto? Ma io... non lo ricorderò. Lo ricorderò. Ma siamo tutti e due poi personaggi di Fire Emblem. Manco lo sapevo. Sì, insieme a Mart. Esatto. Ike e Mats. Ma secondo voi Ike ti fa Napoli? Perché? No, così, in genere. Se lo fa Cicciobello, secondo me. Dopo? C'è lo sguardo napoletano, Ike. Ringrazio Robertazzo per avermi fatto vedere. Per avermi fatto vedere. Sì. Leonardo Dragon, grazie mille del follow, grazie mille. Se vuoi anche tu partecipare, c'è tutto in descrizione. C'è tutto sul titolo. Se vuoi partecipare a fare una partita con noi. Io non sono un pro per nulla, non penso anche gli altri, quindi magari ci facciamo una partitella. Hola! Tutto a posto, buon salve. No, ma io mi sono confuso appunto. Ma come si gioca questo personaggio? Non so come gioca Mega Man. È range. Tutto range di Gizmo. Ah. Quindi non mi potevo avvicinare per nulla. Maledizione. Buon salve Leonardo. Ti vedo, se vuoi farti una partita con noi. Ma che bello. Dillo, se vuoi entrare con noi a giocare. C'hai tutto sul. Come si dice? In descrizione, cioè sul titolo non della live. Bello, puoi giocare. Non è bello ciò che hai fatto, ma invece è vero. È bello ciò che ho detto. Comunque, ragazzi, prossimo audio è un prodotto lignapaggio, assolutamente. In attesa di ricordarci anche gli altri meme quelli belli che facevamo da parte. Io non mi ricordo tutti. Ciò che hai fatto. Perché devi sapere che, ragazzi, non è la prima volta che facevamo bei meme. Che guardavamo e sentivamo ai tempi, io e Gianluca, comunque ci conosciamo un bel po' di tempo. Ah. Come ha fatto? Dai! Grazie, non sto capendo più niente.
No. Vai. Non l'ha schivato. Oh, Luke, l'ho buttato uno fuori, sono contento. Io che già butto qualcuno fuori, già sono contento, posso dirlo. Che so contento. E so contento, siamo più contenti. Dai. Ma sai che l'altro giorno è passato Erpiada? Erpiada? Ha fatto pure la sub. Funzione. Eh sì, è tornato, perché però me l'ha spiegato che stava studiando. È un prodotto di mia paggio. No, sono contento. Fuori, Norman. Vai qui. Mi faccio fare l'uno di uno. Sono una persona clemente. Intanto io mi rompo nel secchio perché già devo battere contro uno che si chiama Luke e c'ha due vite ancora, quindi le vedo un po' difficile. Sì, sono stato un po' sfortunato con la scelta di quel personaggio più che altro. Lei già che, io in qualche modo già che comunque sono uscito a buttarlo fuori uno, una persona, io per me già sono. Cioè per me ho già fatto il mio compito. Ehi, non so giocare. No, ma anche a te drifta Joy-Con? No, non drifta. Cioè ce li ho due Joy-Con che driftano, ma non so questi. Non sono questi. Che altro casino con il drift è che usandoli si usurano perché è plastica. E c'è la polverina bianca che va a finire all'interno. Sì, ma cioè si potrebbero salvare. Ma si dovrebbe. Ma invalidi garanzia. Cioè no, garanzia, invalidi un po' tutto. Cioè potrebbe essere pure un rischio comunque aprirlo e rovinare. Ma la garanzia non va bene per il drifting, perché loro affermano che non esiste il drifting. Sì. È come l'Australia. Comunque dopo, ragazzi, io vi voglio invitare a qualcosa. Noi adesso continuiamo a farci una partitella, però gli ultimi 10-15 minuti vorrei provarvi a farvi conoscere un altro gioco. Conoscete tutti quanti il gioco di uno, di carte, no? Immagino uno, sì. Ok, ho trovato un gioco di carte, appunto, che è uno, praticamente è l'uno originale, non è proprio originale, ma uguale, regole e tutto. Voglio stare, se giocate con noi, no. Con me, ditelo, perché secondo me è uno di quei giochi che si potrebbe giocare a divertimento, cioè veramente un divertimento assurdo. E stiamo tutti quanti in chat, cioè in vocale, almeno ci diciamo se le cose stanno andando bene o male, cioè. Ci incazziamo con i più 4 e tutto quello che ci sta, tutto il resto appresso. No, che è successo? Leonardo, che è successo? Non lo puoi dire. Ma Lucina, come si usa? Voi che sapete? No! Uno no, perché uno no? Perché uno no? Che è successo? Sono suicidato. Anch'io. Non la so usare una ragazza di Alza. Questi giochi, sì, assolutamente, ragazzi. In questo canale vedrete soltanto videogiochi. Anzi, io voglio la sponsor. Io voglio che chi è lo sponsor della linea Paggio mi contatti, che io voglio veramente pubblicizzare la loro roba. Ragazzi, sarei il primo e forse anche l'unico streamer che potrebbe avere una partner con loro. Così faccio Pazza Napoli, Waiuni, belli, bello. Ma io sto morendo come una merda, ma tema. Si vede che non so giocare sta cosa. Sta lucina, Fuori! Ma fate fatto fuori! Pensavo di avere ancora la recovery. Ah. Minchia, Luke Fire ti ha proprio preso di mira, basta. No, però dai, devo dire che è andata meglio con Hitman, con Olimar. Ragazzi, chi è che si è ascolto? Se qualcuno è d'ascolto e fa parte della linea Paggio, qualcuno che conosce la linea Paggio, voglio fare lo sponsorship della linea Paggio. Sotto previo pagamento, però. Già, ragazzi, che faccio? Faccio senza pagare? No, guarda, giusto, anche non lo devo fare così. Ho demolito un po' così. Pagano con i prodotti, ti mandano a casa una marea di cicciobelli. Sì. Il negozio. Chissà da dove l'hanno presi questi cicciobelli. Dicevo, allora.
No. Oh, ma che cazzo? Norma, ma che gabbo fai? Norma, ma che gabbo fai? Che cavolo? Norma, ma che cazzo fai? Norma, ma mi sono. Ma che mi sto facendo? Ragazzi, sto facendo il devasto, non so come. È facilissimo Norma, giocare a questo personaggio. Ma che mi combini? E fate danni assurdi, capisco che la gente ce l'ha morte contro gli spadaccini. Capisco tutto adesso. Specialmente quelli di Fire Emblem. Ah, oh, ma l'odio per gli spadaccini è derivato dal fatto che ci sono solo spadaccini qua sotto. Lo capisco adesso. Volevi? Sono troppi smash. Ma pure perché comunque dai, sono faciloni, dai. Posso dirlo. No! Guarda che imbarazzo. Ragazzi, credete che io mi sono abituato a giocare a... in modo di giocare di cosa? Come si chiama? Di Brawlhalla e mi ha deviato la mente. Non so più giocare a qualsiasi gioco. Di Smash, dico. Mi ha deviato la testa. Ormai non so più come ragionare con... No, no! Aia! Qua mi hanno fatto male, ragazzi. È Norma, possiamo farcela, dai! Ma contro Duke è forte, eh? Occhio, questo ci batte tutte e due. Ma... Ci ribalta e ci ribalte. Ribalta. Non dire così, dai. Non dire così, io dico la verità. Facciamogli più danni possibili, puntiamolo a fargli danno, non puntiamo a buttarlo a tutti i costi fuori. Così almeno dopo è più facile provare a fare lo smash con lui. Ah, così. Ah, ti sei fatto. Ah, però aspetta, è stata una vendetta perché prima lui ti ha buttato e tu invece tu l'hai buttato fuori. GG. Chrome è la versione migliore di Roy perché tutta la spada fa lo stesso danno mentre Roy fa più danno nella parte più vicina al manico. Ah, sta cosa non lo vedi? Io queste cose non le so, ragazzi. Queste sono cose tecnicismi assurdi. Ragazzi, facciamo l'ultima gara, l'ultima partita. E dopo passiamo a 1. E là ci divertiamo, ragazzi. Invece fucile di smash ne sono. No, non serve da comprare su internet, ci sta il gioco. Basta che ci avete anche sul cellulare se volete, eh. Si può giocare anche da cellulare. Scusa Norma, è venuto. Lo so. E tanto gli stereotipi vengono in mente. No, buono. A 1, sì, dopo giochiamo a 1. C'è poi un posto per giocare, chi vuole partecipare, però vediamo un pochettino se entra qualcuno di quelli che conosco, se no faccio entrare uno a voi. Cioè faccio entrare uno. Ma io c'ho Zell. Sono deficiente. C'ho Link. Ah, ragazzi, potete anche mettere un follow dopo che ho detto. Ma siamo due lei e Link. Sì. È forte Link bambino. Io infatti. Ma questo è adulto, non è Link bambino, no? Ah, bambino. Sì, è Link bambino questo. Io lo utilizzavo spesso. Al mio main. Ragazzi, sicuramente farò cagare perché non so giocare. Non è che lo gioco tantissimo. No! No, perché non ti ho buttato fuori? Butta fuori. Non hai fatto fede al tuo nome? Possibile? Tieni il pallone. Vai tu, bravo bambino. Vabbè, sono morto come un scemo, va bene.
Ma scusate, non è più forte Link adulto? Cioè, no, adulto, scusami, di Breath of the Wild, in teoria? O chiedo, perché non lo so, magari perché c'è più cose. O c'ha un diverso modo di utilizzare, cioè di... La tier list al momento non te la saprei dire. L'ultima volta che ho giocato realmente Smash è quando è uscito Sephiroth. Poi l'ho ridroppato per... Sephiroth... No, è Link bambino, per le frecce di fuoco. Ah, le frecce di fuoco, cioè. Ah, è vero, perché incendiano un pochettino di tempo, quindi fa dei danni... dei danni, diciamo, percentuali nel tempo, un DPS del tempo. GG. Ma che cazzo è successo? Non ci fa pensare. Oh puttana, ma che cazzo hai fatto? Ma come te ora. Puttana, ma che gabbo fai? Pallone. No. Cioè, sto provando in qualche modo a buttarvi fuori, ma non ci riesco. Ci credete? Non riesco a buttarvi fuori. Anzi, tra un po' mi buttate voi fuori a me, mannaggia, due. Io lo conosco fin troppo bene, Link, bambino. No! Link, ti ho preso sul serio col pallone. Dai, Luke! No, giallo, volevo dire, scusa, giallo. Ho fatto confusione con i colori. Ah, ho provato a fare la presa però. Dai, giallo. Vabbè che ti ha fatto tanto danno però. Oh, ma hai battuto. Dai, dai, questa è bella, dai. Si potrebbe vedere. No! 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 Con la codata, la scodata. Cos'è la scodata? Cos'è la scodetta? Mi scuso, ma ho brain lag. Comunque, ragazzi, vabbè, tranquillo, tranquillo. Allora, ci siamo fatti queste due un po' di partite. Scusate, è l'uomo tigre. Allora, ci siamo fatti queste due partite, ragazzi. La scoteca. Io direi va bene, perché comunque abbiamo fatto un po' di partite, ci siamo divertiti. Esco dal gioco. Ragazzi, facciamo un po' di uno. Vi passo il link per giocare a uno che non dovete scaricare, si gioca o da cellulare o da come si chiama? O da PC. Quindi non avete scuse, dice no, lo devo scaricare, non c'è tempo. Tua sorella c'ha tempo di fare qualsiasi cosa e anche tempo tu di giocare a questo gioco. Quindi uno. Passa, uno passa, online. Passa. L'unica cosa, devo fare poi una cosa mia particolare, dovrò fare. Mettiamo così. Allora. Cos'è la scudata? È la scudata. Ragazzi, innanzitutto cambio. Voglio mettere just chatting. Ma che brutto. Perché uno, questo gioco di uno non ci sta. Che si chiama Four Colors. Non so se è Four Color. No, non ci sta. Se no metto uno, ragazzi, dai, metto uno. Non c'è manco uno. Ah, no, c'è uno. Sono arrivato tardi, vero? No, 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 assolutamente. Buon salve a te. Knapp, ciao Angelo. Ma non puoi, cioè, questa è per la prossima volta, ricordati che ti devo, quando gioco la prossima volta a Mario ti faccio, puoi scegliere un personaggio. Allora ragazzi, intanto vi passo in privato, lo metto su generale, il link del gioco. Lo vedete? Ci siete? Dov'è che è? Vai, dov'è che è passato? Su generale, ragazzi. Sì, per Smash sì, abbiamo fatto tardi, sì. Cioè, abbiamo giocato. Ma dov'è il link? Adesso ve lo dato anche... il problema, voglio prima far entrare prima ai ragazzi e poi se c'è un posto faccio entrare gli altri. O chi è che vuole entrare. Un attimo solo. Allora... innanzitutto apriamo il desktop, mettiamo, togliamo questo, mettiamo un po' più zoomato, c'è un modo per zoomare un po' di più, ok,
in questo modo. Devo crearmi un attimo una cosa, mi serve, perché sennò non posso fare una cosa figa. Tanto di sotto mettiamo anche un po' di musica, ragazzi. Mettiamo una musica carina. Intanto vi passo tutto, poi vi dico cosa fare per entrare in partita. Ma in quanti si può giocare al massimo? Fino a 4. Quindi dopo facciamo, siamo noi tre e poi dopo facciamo entrare qualcuno a rotazione. Non facciamo sempre gli stessi. C'è sempre la stessa persona che gioca. Mettiamo Mario Remix. Mettiamo questo. Io ti piaccio. Ti stai no, non mi piaci. Mi fai cagare. No, parlavano qua, parlavano. Non vi preoccupate, non vi ho detto a voi. Allora, ragazzi, detto questo, devo creare solo una cosa su paint.net che voi capirete poi il perché farò sta cosa. Detto questo, allora, Impact, dove sta Impact? Anzi, usiamo questo. Non sbirciare. Capirete tutto, ragazzi, perché sto facendo sta cosa, eh? Ha tutto un senso. A proposito, ma se siamo in live con uno, ma te come fai a non farti sbirciare le carte? È quello che sto facendo, non hai capito. Non hai capito, perché quello che sto facendo in questo momento è questo. No, vabbè, chiaro, abbasso la finestra dopo. No, voi potete vedere tranquillamente. Salva, non sbirciare. Allora, prendiamo questa immagine. Voi capirete, adesso non capirete niente che voi vedrete, però poi capirete il tutto. Ah, è come per scribble.io. Oh, mi fai dare un'occhiata, ma nella vita. Allora, innanzitutto, quindi partiamo. Mi chiamo Supernova Bros, giusto? Allora, crea un match. La stanza si chiama Supernova Bros Room, la password ve la dico un attimo, vabbè, ve la dico, posso dirvela in privato, poi dopo la dico agli altri, così entrate prima voi, ragazzi. La password la metto, no, ve la mando privatamente. Dove sta? Messaggio. Mi manda pure il link. Anzi Zelda, anzi Gandalf. Mamma questa mia. È la password. Uno l'ho mandato a uno, adesso te lo mando anche a te. L'ultima cosa che scrivo in privato, ragazzi. Che bello. Ok. Crea. Sì. Ragazzi, per entrare entrate adesso. Potete entrare, dovete trovare la stanza, dovete andare sul link dove sto messo su generali. Adesso ve lo mando anche a voi, ragazzi. Questo è il link. Dopo vi do la password, dopo che sono entrati prima i ragazzi. Dopo cambiamo, perché se metto la stessa password poi la gente può entrare. Ed è un casino non entrare. Fa entrare tutti quanti. Ditemi un pochettino, ci siete? Un attimo solo. Ah, giallo è entrato. Se manchi solo tu, butta. E poi dopo che è entrato butta, vi faccio entrare un altro a voi, ragazzi. Però dopo vi chiedo di fare un po' di rotazione, perché sennò se giochiamo tutti quanti è un po' un casino. Sì. No, ma voi, cioè noi streamer possiamo, dico gli altri. Sei entrato? Butta. Sto entrando. Devi trovare appunto la stanza di Supernova Bros Room. Metti la password che ti ho detto. E poi quando sei entrato io faccio entrare gli altri, ragazzi. Allora, cerchiamo un po'. Super. Dove è super? Supernova Bros Room, trovato. Perfetto, dimmi quando ci sei. Ok, ragazzi, butta carte. Ragazzi, il link è questo. Entrate, la password è riso. La password è riso. Più facile così non ci sta. Dovete trovare, allora, dovete entrare. Dovete vedere, vi faccio tolgo un attimo questa cosa. Dovete entrare in dove sta questo play qua, dove sta il mondo. Dovete trovare la stanza di Supernova Bros Room, mettere la password che è il riso e potete entrare, ragazzi. Chi entra, chi prima arriva, ma meglio alloggia. Io devo solo sperare che non mi si vedano le carte subito, infatti voglio fare un po' più così. Voglio mettere un po' più così, almeno non vedete quello che io scrivo. Ma che bello uno speciale, sai che sembra quasi a schermata del 3DS? Sì, perché è bello. Okay.
È bella pixellosa come la scherma del 3DS, per quello. Ok. Allora, le carte ti confermo che non si vedono da te. No, un pochino sì, devi alzare un pochino. Ok, tienile così, la schermata. Perfetto. Okay, vedi, top, così perfetto. Non toccarla più. Facciamo così. Ragazzi, tocca a me. Allora, io butto questa. Vediamo un po'. Voglio vedere un po' che succede, ragazzi. Secondo me qua ci divertiamo tutti. Intanto chi è entrato poi? Leo? Ah, sei entrato tu, Leo. Grandissimo. Vediamo un po'. Come, che ne pensate voi di uno? L'avete giocato in passato? L'avete giocato? Partiamo prima da Gianluca, poi... Partiamo prima un attimo da Gianluca, così faccio anche parlare a Gianluca e poi dopo facciamo anche parlare giustamente butta. Tu l'hai giocato uno quante volte? Ti piace? Ti fa cagare? Ma come si gioca? Devi buttare le carte. Devi buttare le carte. O il colore o il numero. Ho giocato figura molto, il problema di... degli amici, in famiglia. Oh, sta parlando... Vai tranquillo. Scusa, volevo parlarti sopra. Vai Leo, devi iniziare, sennò non possiamo giocare. Devi mettere o un 1. Non mi fa fare niente. E allora si è buggata la stanza, ragazzi. Sì. Allora rifacciamo, dai. No, ma purtroppo non sono riuscito oggi a esserci. Ora vado a Nanna. Buon salve, alla prossima, dice Angelo. Ci vediamo alla prossima. Norma. Angelo. Angelo. Domani mattina alle 10, come sempre, lo sai. Raga, mi sa che qua dobbiamo rifare allora la stanza. Buonanotte. Gli facciamo la stanza, secondo me. Ah. Gli facciamo. Purtroppo mi sa che dobbiamo rifarla, ragazzi. Sapete già come fare per entrare, quindi non ve lo ridico neanche un'altra volta. Riproviamo. Allora, crea match. La stanza, la password è sempre riso. 4 persone, crea, vedete un po'. Dai, entrate ragazzi, entrate. Fate entrare prima gli streamer e poi entrate voi. Tanto ci sta dove spazio, ragazzi. Ma la password è messa... Riso. Dove sta la stanza? Super Norman Bros? Eh sì, l'ho rimessa un'altra volta. Mi faceva prendere sua carta, immagino. Dai ragazzi, entrate. Mercato. Se entrate giochiamo in 4, se no non devo per forza poi... Facciamo in 3, se no. Decidete voi. Staccare pubblicità. Ah, ok, pubblicità. Sì, c'è anche la pubblicità di sto gioco. È fatto bene. Mo' vedrete, peccato che mo' c'è tutto questo problema, però effettivamente il gioco è fatto bene. Vi ripeto. Io uno ci ho giocato un sacco di volte, ma non così tante quanto vorrei aver giocato. Purtroppo amici che ci giocavano a uno non è che ce ne ho avuti tantissimo. E se comunque si è riuscito a trovare un modo per giocare a questo gioco in qualche modo, secondo me ancora meglio, tanta roba. Ma ti dico Norman, io... No ragazzi, famiglie, amici. C'ho delle carte assurde, raga. C'ho delle carte assurde. Posso dire solo questo, vai. Dicevi, scusami. Io più che altro con gli amici o in famiglia ci ho giocato uno. A cambio turno. Già lo mi vuoi bene. Mi vuoi bene o non mi vuoi bene? In base a quello che dirai, ti farò la scelta giusta. Lancia, tanco tutto. Non ti preoccupare. Mi vuoi bene o non mi vuoi bene? Tanco tutto. Vadi. Ma l'hai detto tu, eh? Volevi! Blu. Blallo. Ok, tocca a Leo, vai. Ah, ma non c'è la carta sopra l'altra qua. Mi dispiace. Volevi, ti sarebbe capitato. Però è che se uno normalmente in uno, se uno ti mette tipo una carta tipo P2, dove mettere un'altra P2 sopra? No. Solo con i P2 mi sta, forse, non mi ricordo. Ma con i P4 no. Regole. Ci sono più regole. Qua no. Ma qua no. Questo gioco no, già l'ho visto. Tipo io avevo messo tipo se c'era il divieto metti un altro divieto, così l'altro si becca due divieti. No. Ah, ho capito che metti tutte e due subito le carte. Cioè, se tu c'hai due divieti, metti due divieti subito. No, non puoi. Beh, anche quello, però tipo se un altro ti mette un divieto, tu hai il divieto, tu metti sopra l'altro divieto. No. Comunque devi butta le carte. Ah, tocca a me? Okay. Non lo so, ti sta dominando il numero del tasto te, sì. Ok, butto adesso. Butta. Cosa... Vediamo un po'. Ah, è per me quel P4 dunque. No, era per me.
è giallo. Cos'è il colore giallo? Ok, giallo. Ok, gira turno. Aia, fa, mi fa male. Butta la pasta, che bollo. Minchia, ci vuoi mangiare un po' di pasta? Non sto scherzando. Mi hai fatto venire voglia di mangiare pasta. È bello che lo mangio pure a pranzo. Mi dispiace, Leo, ma sei stato Nick trollato. Never gonna give you a... Ti prendi queste due carte. Mi dispiace. Ah, occhio, ragazzi, qua se state ad uno... Se state ad uno dovete cliccare la cosa al centro, è maledetto, lo so, purtroppo devi starci. Ah, se no ti prendi due carte che la prendi. Sì, ragazzi, appena c'è avete una carta, dovete cliccare questo uno, guardate in live, questo uno dovete cliccarlo, perché sennò se uno lo clicca vi fa pescare due carte. Occhio, ve lo dico subito. Vai, butta. Sì. Ok, sì, allora, ok. Quando si illumina il vostro... pesca... Minchia, ho stato scusami, non l'ho fatto apposta, mi è scivolato il dito. Leo, mi è scivolato il dito, scusami. Mi è scivolato. C'è l'applicazione della Game Loft di uno. Sì. Touch, quindi per... Ti ricordi i suoi iPod? La voglia. La voglia. La Game Loft. Qua ma voglio vincere pure io, non è che volete vincere solo voi. Qua voglio vincere pure io, non è che sono streamer, ma faccio vincere a voi. Qua voglio io competo. Ti è scivolato il mouse? Effettivamente sì, Leonardo. E c'era la vocina che diceva Trochukars. Vai, butta, tocca a te. Se no stiamo tre ore. Ma butta. Tadashuda. Ti devi svegliare. E sto aspettando. Mi serve praticamente un suono che mi dice quando tocca a te. No, quando vedi che si illumina il coso, raga. Uno. Quando vedi che si illumina il... la tua immagine, cioè il tuo nickname. Lo vedi, per esempio, Leo si illumina, vuol dire che torna suo. Giallo, metti di qualche carta, non puoi fare Giallo, tu non ci credo. Io non c'avevo il verde, ma c'avevo il 2 rosso. No, nice. Non c'avevo più 4 a me. Non so perché. Fate tutti quanti la freccetta e giochiamo, vai ragazzi. Fate la freccetta che giochiamo ancora. Dobbiamo arrivare a 2.50 e così vince la partita. Si vince la partita. Ragazzi, 4 carte, 2 carte sono uguali. Ma what? Cos? Grazie. Lo apprezzo veramente tantissimo. Ai, no, ma lui è butt. Ah, ma chi è che mi ha buttato? Me l'ha buttato a me, Leo. Ma me l'ha buttato a me. Sì, si sta vendicando. A me mi ha buttato il divieto. Si sta vendicando. A parte gli scherzi, comunque è fatto bene come gioco. Dai, dite la verità, per essere gratuito. C'è le stanze, si può giocare online. Secondo me, tanta roba. Ma che palle, che non si può mettere una carta sopra l'altra. No, non si può, ma non si può. Tipo, quelle sono altre regole. Più 4, tu metti sopra il più 4 e l'altro si becca 8 carte, non 4. No, perché c'è più 4, Bombuti. No, dico, se uno ce l'ha. Me la pagherai! Può essere, te la pagherò. In comode rate. Probabilmente. Grazie, Giallo. Grazie Giallo, veramente, guarda, da te proprio che sei un amicone, proprio che ti conosco da tanto tempo, lo apprezzo veramente tanto quello che hai fatto, veramente. L'amichità è un piccolo regalino per Giallo. No, per Leo, non so chi tocca. Ma schiatta ancora. Tata schiatta ancora. Non posso mettere giù la carta. Ma devi mettere allora se non ti va a buttare il più 4 è normale. Devi buttare qualcos'altro che prima, cioè il più 4 è una cosa diversa. Capisci? Vabbè, non è il vero 1 questo, allora. Ma lo so, non è il vero 1, no, comunque le regole sono queste qua di sto gioco. Devi buttare altro, non puoi buttare più 4. No, non era più 4 comunque, non ti preoccupare. Magari. Vai, era un più 2. Gazzata. Gazzata. Minchia, stavo già schiacciando cazzo il tasto. Dai, non penso che c'è un altro rosso. Ecco, Ciupa tipo. Volevi fare uno, volevi chiudere. Facciamo così. Tanto mo la recupero, la vinco io, ragazzi. Questa la rivinco. Me la sento e questa la rivinco. Uno, ok. No, uno. Inteso come uno. No, uno. Vabbè, hai capito. Facciamo così. Cambiamo colore. Ok,
No, dopo Smash un po' di tranquillità ci vuole, eh. Posso dire la verità, è un gioco secondo me perfetto dopo aver fatto Smash. Bravo Norman. No? Che dite? Non c'ho altre carte però da cambiare per fa. Vediamo se c'è un altro gioco. Oh! Uno! Ah! Non l'hai schiacciato subito! T'ho detto lo devi schiacciare subito! LOL, LOL. E invece in quella per iPod Touch dovevi segnalare, se non diceva uno. E questo segnali, ma questo serve per segnalare appunto, devi fare subito. Perché la gente, cioè ti dà un po' di spazio, di tempo. Se non lo fai è un problema. Ah, non c'è carte blu, ragazzi. Il Leo non c'ha carte blu, buono, interessante a saperlo. Ma no, dicevo che praticamente in quello di uno non era il computer a segnalarti, a darti la penalità, eri tu che dovevi segnalare al giocatore. Se il giocatore poteva farla franca, se nessuno diceva niente, se uno non diceva uno. Immagino. Occhio che c'ho due carte, eh. Ve lo dico perché voi non lo vedete, ma c'ho due carte. Anzi, io vorrei fare in qualche modo, vorrei far vedere in qualche modo, aspettate un attimo soltanto una cosa, ragazzi, in qualche modo per far vedere quante carte c'ho, così però non voglio far vedere i colori. Ecco, secondo me così è meglio. Così riuscite a vedere, a spizzare quante carte c'ho. Ragazzi, io qua faccio così, c'ho così e così. Fermiamolo. Chi lo sa se mi fermate? Tanto non la chiudo adesso, eh. La chiudo fra 2-3 turni, secondo me questa. Ah no, ho vinto. Vabbè, GG. Ancora. Easy. Easy. Ragazzi, allora ho vinto io. Leo, se non c'è qualcuno, allora c'è qualcun altro che vuole giocare, ragazzi? Se ci vuole, no, porco Discord Massimo, posso dire. Si può dire Massimo, porco Discord. Ma perché parte la pubblicità di merda qua? Di premiare le... Non mi interessa. Allora, ragazzi, chi è che vuole farsi un'altra partitella con me? Qualcun altro che si vuole fare una bella partitella, ragazzi? Oltre Leo, che l'abbiamo già fatta, quindi facciamo un po' rotazioni. Dave, vuoi giocare tu? Facci sapere. Porco Discord, bravissimo. Esce Discord. Sì, perché ho messo che uno se scrive Discord, esce Discord, effettivamente. Quindi se uno scrive Instagram, esce Instagram, qualsiasi cosa. Sì. Telegram, esce Telegram. Ragazzi, chi è che vuole giocare un'altra partita? Nessun altro vuole giocare, rinvito un'altra volta Leonardo a giocare con noi. Quindi fatemi sapere se qualcun altro vuole giocare. Intanto che noi aspetto un minutino per vedere se effettivamente volete giocare con noi o no, possiamo fare una discussione. Come vi è piaciuta intanto questa serata di Smash e tutto? Ditemi un pochettino. Norman, c'è una stanza che si chiama... Guarda, c'è una stanza che si chiama Meteo e poi il resto da parola, guarda. Dove sta? Non la vedo. Guarda un po'... sotto la M... Meteorismo Room! Ah, sì, Meteorismo! Ma cosa? Nice! Ragazzi, se non c'è nessun altro da giocare, faccio l'invito un'altra volta a Leonardo a giocare con noi, ripeto, vuoi far rotazione, ma se è l'unico che veramente poi vuole giocare ancora, esatto, Goku. Questo è il nome della roba di Buffy. Può essere. È una partina. Dave vuoi giocare con noi? Se vuoi giocare con noi ti faccio entrare con me. È la stanza di Wolf, esatto. Dai, entra pure tu, Wolf. Dai, David, entra pure tu a giocare, dai. Intanto è una cazzata da giocare questo gioco. Basta... Ve l'ho fatto vedere in live come si fa per entrare e tutto. Quindi dai, entra pure tu. Sarei veramente curioso di vederti giocare a questo gioco. Dai, David, dai. Dai, dai, dai. Dai, Dave, dai. Dai, non ti fa... No, le scurigge no. Pure tu. Pure tu, Andrew, se volete giocare, ragazzi. Decide, volete giocare. Giochiamo tutti insieme. Però un altro minuto, esatto. Un altri 10 secondi, se no vado a dormire veramente. Allora, questo è il link. Lo posto qua su. Ci dobbiamo allenare contro Norman. No, brutto. Ma anche no. La cosa brutta di questo gioco è che possiamo giocare soltanto fino a 4. Se magari si poteva giocare fino a 8 era molto più bello. Però le partite duravano veramente troppo poi effettivamente. Mo che ci penso. Allora, entra. Io faccio la stanza, ma la password la cambio, ma non perché per Leonardo, ma proprio perché voglio cambiarla. Prima match, facciamo una cosa semplice così, scriviamo. Si vede la password, Sì, sì, no, non si vede. No, non si vede. Ve la mando sempre in privato, la mando in privato su Discord a tutti.
Quindi la password è questo, non ditelo però, alla voce. No, tranquillo. Dove sta cosa? Aspettamo. Dove sta? Dave, Dave, Declippator, grande. Malul. Hai visto l'anime di uno, quello di dove c'è il tizio di come si chiama? No, una volta l'ho visto. Una volta l'ho visto, sì, una volta l'ho visto. Ragazzi, Dave, te l'ho mandato, eh? Non ti devi preoccupare. No, vai tranquillo, lo faccio per sicurezza, ragazzi. Lo faccio per sicurezza. Voi non è che io non mi voglio fidare di voi, però comunque bisogna essere, comunque lo streamer si deve in qualche modo tutelare, quindi è normale che ci sono queste cose che bisogna farle, però ci sta. Dave, dimmi se volete entrare, perché sennò che non state scrivendo in chat, voi che scrivete? Ok, è entrato, vedi, è entrato Dave, è entrato, è entrato. Oh, ma le carte non sbirciate, non avete sbirciato, avete sbirciato? No, non ho visto niente, tranquillo. Beh, non avete sto visto tutto, tranquillamente guardando il mio uno io. Madonna sul cuore. Ok, allora tocca a me, vai. Cambiamo turno subito, vai giallo. Ah no, Dave, ah, è Dave. Ok, Dave che deve giocare. Vediamo un pochettino, Leo. Che dici, Leo, vinco un'altra volta o vincono gli altri, secondo voi? E ti dice con la manina che devi pescare. Ti dice, non hai carte, eh? Volevi. Oh, 4. Volevi. Stavo per entrare. Franci, e dopo ci facciamo un'ultima. Poi dopo andiamo a dormire tutti quanti. O comunque andiamo, non a dormire, ma che cazzo avete buttato? Ma Giallo, tu, ma dovevamo essere alleati. Non devi essere contro di me. Non esistono alleati, non tutti un'ora contro dopo tutti. Dave ha vinto la partita. Cioè tu, vabbè, la mia furia mi imperverserà. Dave, tocca a te, te devi svegliare. Dave. Devatore, Davey. Devi fare la for. Niente, Dave si è svampato, signor. Si è svampato, signor. Se non riesci a buttare un più 4, comunque carte... Ok, vedi, lo sapevo che deve buttare più 4. Lo sapevo. Chi è che lo deve buttare? Ah, butta. Butta, piace butta carte. Minchia, ma butta, tra un po' devi, c'hai più carte che anime. Ma non posso neanche buttare giù uno. No, sarò clemente. Dai, butta solo più 4, più 2, dai. Ho capito, okay. Lo sapevo. Ma è una cosa scandalosa che non puoi buttare sopra le carte. Buttarci tua. Ma mi sembri ciccio, non so perché. Ma quale ciccio, scusami? Chi ciccio? Con quegli occhiali. Mi sembri ciccio. Questi sono gli occhiali poco fieri. Pesca? Pesca? No, mandorla. Ciccio Gamer? No. Hakuna Matata, ragazzi, benvenuti qui nel vostro Ciccio Gamer 89. No. Oh, intanto dai. Dave qua, ragazzi, la molla, Norman, Ciccio Gamer dei paguri. Norman, dopo entro, sì. Facciamo questa vittoria, poi pesca tutto pronto. Ragazzi, ma se mo mi capita, cioè l'ha vinta Dave mo. Vedi Dave, che butta il rosso e ha vinto, guarda. Ma non no. Ha rosso. Ah, sì, ora sì. No. Guarda come sta bello il tasto, come gli strizza il culo che devi schiacciare il tasto. Se no mi fanno pescare le carte. Guardalo. Ragazzi, qua purtroppo bisogna continuare a buttare le carte rosse, ma io carte rosse non ce l'ho. Per la prendo un del secchio. Oh, eccola. Po. Pesca. Ma che culo che c'hai, io? Scus. Gianni, fa qualcosa. No, qualcuno cambia il... Io ce l'ho il cambio turno, cioè il giro turno. Però non posso buttarlo, non c'ho anche il... Non posso fare un cazzo, raga. Che butti? Vediamo un po', vediamo che butta. E tiene lo stesso colore. FBI, open up. Pesco, tranquillo, non ti incazzare. Non ci credo, raga. Franci! Guarda, me la voglio rischiare, ragazzi, me la voglio rischiare. Okay.
Vaffanculo. Vaffanculo. Vai. Raga, questo c'è il verde. No, raga, questo c'è il verde. Dave c'è il verde. Io dico blu. Non ce l'ha. Blu, cioè, forse potrebbe essere blu, è vero. Potrebbe essere vero, ragazzi, eh. Oppure potrebbe avere due colori adesso. O due rossi. Chi lo sa? Ma tocca a me, scusatevi. Dai, vai. Comunque, guarda che zitto zitto, un tanto butta che c'aveva 3.000 carte e sta recuperando. Occhio, eh. Occhio qua. Potrebbe fare la staffilata. È fuori di buttare i più due. Capito? Si è liberato il peso. Tacci. Perché hai buttato il rosso quando non c'è il rosso? Questa cosa è strana. Ha appena pescato. La carta buona. Raga, io devo buttare questa, ma sono sicuro che lui c'è i gialli. Sicuro. Oh. Hai fatto un errore. Hai fatto un errore. No! Ragazzi, secondo voi butto una carta gialla o gli faccio il passo al cambio turno? Non lo so. No, continuiamo così. Sono curioso così. Minchia, sono 8 mesi che mi segui. Franci, ma direi che è un po' troppo presto per chiudere la partita. Dunque, pesca 4 carte. Prendile tutte. Ma che bello. E sono contento. Dai, che l'ha fatta apposta per farmi chiudere a me, dai. Grazie, dopo ti pago. Dammi l'Ibano che dopo ti pago. Va bene. Butta carte, ha buttato le carte. Mm-hmm. Ma mi butta più 2, guarda. Ma che brutto. È già scriptato, mi butta più 2, ragazzi. No, cambia colore. Da fesse i sword. Ma che brutto. Il giallo non ce l'ho, da fesse i sword. Che la zompa per dei sword. Ah, di tua sorella. Vai, butta, vai. Ah, di già. Sì. Uno. Ma lo stavo già schiacciando. Lo stavo già schiacciando, cazzo. Allora, Dave, se c'hai un più 4, un più 2, è il momento di buttarlo. Più di questo non posso fare. Ti lascio a te la decisione. Dave, sei tu, tutti noi. Sta partita non vuole finire. Prendile. Ti sei scordato, è andato troppo con sicurezza, ragazzi. Eri troppo sicuro di te stesso. Questa tua sicurezza ti è stata dannosa, mi dispiace. Maledizione. Qua devo pescare. Allora, sta partita non finisce. È una partita da anime questa. Oh my god, Shideru. Nani? Che palle, devo ancora pescare. Oh, quella di prima è stata velocissima, Cioè, già il tempo che mi ha giocato questa partita mi avevo fatto 2 di là e ho vinto. Qua invece ancora dobbiamo fare. Il butta carte, carte butta, butta carte, carte butta, butta carte, carte butta. No, domani faccio il butta carte, carte butta, sarà un nuovo meme. Beh, che dire. È stato un piacere. Chi è la che deve prendere? Il butta, le prende, le busca. Ma che hai preso? Blu. Tacci tua, proprio da tutti i colori, proprio blu devi prendere. Ah no, eccolo, GG. Raga, qua Gianluca ce la mette? Ce la ficca. Ce la ficca. Tutte le carte che gli ho dato. Uno. Chi è che sarà il primo a chiudere? Tra me e Gianluca. Oh. Vediamo un po'. È una sfida questa all'ultimo uno, ragazzi, chiama Dave Borello, cioè un po' troppo. Butta carte e butta le carte. Un po' troppo adesso. Dave secondo me si sarà tipo cazzo. E buttatela na cabbo.
Eh sì. Ragazzi, qua mi sa che fra un paio di anni forse riusciremo a finire questa partita, eh? Forse fra un paio di anni. Può darsi. Cioè, a me esci prima Half-Life 3, prima che finiamo questo gioco. Questa partita. Mamma mia. Ok. Oh, però butta intanto. No, oh, butta. Giriamo qua. Butta qua, occhio, eh. Qua butta occhio. Butta occhio in tutti i sensi. Guarda Franci come c'ha voglia di giocare e si sta mangiando le mani, che vuole giocare pure lei. Guarda. Immagino che sta soffrendo. Voglio giocare, voglio giocare. Uno. Pesca giallo, vai. Bravissimo. Buttate giallo, ragazzi, giallo. Dovete buttare il giallo. Mi no, buttate per favore il giallo, ragazzi. È così che uscì GTA 6, ancora si narra che ci stiamo ancora giocando. Sì, sì. Sì, assolutamente, una leggenda. Mi ragazzi, buttate il giallo, per favore. La gente non mi vuole buttare il giallo. Che colore c'è? Verde sempre. Mi serve il giallo, ragazzi. Ma eccolo lì il giallo, contento? No. Stavo trollando. Trollando perché in realtà è il blu. Il blallo. Stavolta mi sono ricordato. Uno. Raga, qua è tosta. Raga, qua è tosta. Vince il butto. Aiuto! Ma con l'otto. Ma che culo, raga. Ma che culo. Dai, avanti, ragazzi, avanti, avanti. Ma che culo. Che assurdo culo. Butta carte, ha buttato le carte. Effettivamente. Dai, facciamo una, dai, dai. Finiamo con più 2 più 4. Mi sa di sì. Grazie, Franci. Mi sa di sì. Franci, questa quale vince? Chi è che poi arriva al punteggio massimo? Dopo vi faccio il richiamo. Ah, facciamo le scommesse a proposito. Io non lo sai che non lo so. Io non ricordo mai come si fanno. Prediction. No, questa è l'ultima, sì, dai, facciamo questa è l'ultima. Che poi c'è più punti, facciamo entrare poi Franci, giustamente che c'ha voglia di entrare, ragazzi. Sì, 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 normale. Quindi questa qua, vado a dormire. Chi fa più punti, facciamo entrare gli altri, ragazzi, in chat. Ora sicuramente prenderanno uno di mira. No, non così tanto. Beh, tutti possono vincere. Sì. E tutti possono perdere. Ma infatti io prima ho vinto, non so manco come cazzo ho fatto a vincere così tanto velocemente. Mai fatto una vittoria così veloce su sto gioco. Che poi non ho mai capito come si vanno a contare i punti su sto gioco, boh, non lo so. Si contano le carte speciali, tipo i più 4 e più 2. Ah. Ok. Grazie. Lo gradisco molto quello che hai fatto. Gradisco veramente tanto quello che hai fatto. Ah sì, ci pensi io, Norma, non ti preoccupare. Pesca! Ma il problema è che pure albicocca, qua ce ne sta pure Dave che c'è un problema. Abbiamo un problema, fratello. Oh, ok, no. Che ciulo. Guarda, guarda, lo vuoi far chiudere a Dave perché vuoi far giocare pure a Franci. Dì, dai, finiscila, chiudila. No, non ha la carta. Volevi? Uno. Minchia, lo stavo schiacciando, cazzo. Pensavi. Oh, ma che cazzo tenete, ma Spartor, mannaggia la capa vostra, ma mi state rompendo un cazzo, pozzo Richard, mi state rompendo le palle, mi state rompendo le palle. Tanto non siamo più in fascia protetta, quindi posso dire le parolacce, cazzo, fregna, tutto posso dire, ti cazzi. Ma mi state rompendo i coglioni, basta, mannaggia, e dice sin da questi soldi. Dai, tieni. Vabbè, raga, non c'ho. No, raga. Oh, chiuso. Ah, fa un culo. Dai, vinto ancora. Dai, allora, ragazzi, facciamo entrare anche Franci. Allora, il link è questo, Franci. Puoi giocare anche da cellulare. Tua sorella è partita la musica. Ragazzi, io stacco, vado a dormire. Va benissimo. Vi ringrazio per la serata e buon proseguimento. Grazie mille di essere stato qua, ci siamo fatti due risate, grazie mille di essere stato qua e ci vediamo in giro, dai, quando vuoi
scrivimi, sei libero di farlo, tanto poi ci conosciamo. E mi hai fatto ricordare il meme della linea Paggio, già solo per quello. Buonanotte ragazzuoli, buonanotte chat. Bibi. Buonanotte Chad. Notte giallo. Ragazzi, allora, il link è questo. Un attimo, Lin. Franci. Questo è il link. Devi entrare, devi mettere questo. Aspetta, faccio vedere perché se non faccio via. Devi mettere questa schermata, questo punto play che vedete qua, con questo mondo, e da là potete entrare e trovare la stanza. La stanza si chiama Supernova Brass Room. La password facciamo butta con due T, allora, ok. La stanza è, la password è butta, ragazzi. In piccolo. Sì, entra pure tu. Butta. Sì. I primi che entrano si aggiudicano di giocare con noi. Però facciamo quest'altre due partite e poi basta. Quindi c'è Butta, probabilmente Leonardo e anche Franci. Giusto. A Dave non c'è. No, c'è Franci e c'è Leonardo che si vuole vendicare per prima. Ah, per aver chiuso due volte. Ok, lei c'è, dai Franci, stiamo aspettando. La password è butta con due T. Buto. Buto. No, comunque veramente è un prodotto linea Paggio. Quella cosa la devo mettere, l'audio lo devo mettere assolutamente. Ma devi sapere che prima di streamare c'era quest'indole mia di trovare meme, cose divertenti che ce le passavamo tra di noi, ma erano per pochi. Tipo, c'è un altro meme di un altro amico mio, eccola. Ma che bello! Ma buon salve ragazzi, grazie mille del raidino. Dico la verità, prima ci siamo fatti una bella discussione tutto con il mio caro Alessio, che è Blue Scarf, e stavo facendo un po' di chiacchierate così di qua e di là, sul più e meno, e stavo pensando, oh ragazzi, finalmente è entrato qualcuno, vediamo un po' chi è entrato. Vediamo un po'. Franci è entrata, perfetta. Stavo facendo un pochettino di uno, così per simpatia, leggeria. E ragazzi, chi è che deve iniziare? Chi è che inizia? Non dà il nome, non dà il personaggio. Mio figlio vuole sentire il Monte Montemano. Te lo faccio sentire dall'originale. Se vuoi c'è butta, te lo faccio sentire l'originale. Pronta? Manu Monte Montemano. Ragazzi, rifaccio la stanza perché non ha dato problemi. Quindi rifaccio la stanza. Lo so, ragazzi, ogni tanto può succedere che si bug, Cramacce. La stanza, cioè, si chiama sempre butta. Si scompisce dalle risate, no. Ma non soltanto lui, anche, cioè lei, ma anche noi, ragazzi. Il meme di Monte Mano è sempre bello, sempre bello. Come stai? Tutto a posto? Uè, Alessio. Manu Monte. Ok, dovete rientrare ragazzi perché ho rifresciato la pagina, quindi dovete ritrovare un'altra volta la stanza. Come la va? Tutto a posto, vai, tutto a posto. Stiamo a buono, stiamo pazziando un po' uno. Quale di queste c'è una stanza con i numeri anche? 6, 5, 9, 3, 4, sì, è la mia. Sì, quella. Devi entrare in quella. Okay. Sì. Stiamo pazziando un po' uno, i giochi Yogi Kart, e stiamo qua, ci facciamo un attimo due risate, stiamo facendo, perché uno è sempre un po' divertente, sempre un po' bello. Vai, vediamo un po' se Leo è entrato.
Sì. Ditemi se funziona tutto, eh. Dovrebbe funzionare tutto, spero. Minchia, che carte mi sono uscite, raga. Io avrei paura, chi è che sta a fianco a me? No, perché hai quittato, Franci? Franci? Mi sono perso qualche momento silente. All'inizio abbiamo trollato, effettivamente. Quella cosa che abbiamo detto insieme. Ha funzionato, ma a metà, perché non c'è stata tanta gente che ha guardato, purtroppo. Magari dopo lo farò. In qualche modo cercherò di far vedere il look, capito? Poi ho fatto vedere un pezzettino di video che ho fatto, registrato. Alcuni gli è piaciuto, quindi magari può essere che se è piaciuto lo porto. Ok, ragazzi. Giochiamo a un gioco serio. Siete pronti? Giochiamo a un gioco serio, ragazzi. Veramente un gioco molto più serio di questo, perché giustamente questo gioco non è niente di che. Diciamoci la verità. I giochi quelli belli ve li faccio conoscere soltanto io. Quindi un attimo soltanto. Faccio vedere questo gioco che secondo me è molto più bello, ragazzi. Secondo me è molto più bello. Siete pronti a guardare la live, ragazzi? Che dite? Questo è un gioco ancora più bello, secondo me. Che bello che vuoi! Ma che figata! Sono i giochi seri, ragazzi. Vi ho trollato abbastanza, dai, vi ho trollato abbastanza. Vi ho trollato abbastanza, basta, si sghe. L'ha fatto apposta perché l'ha riscattato il nostro caro Blue Scarf, l'ha riscattato. Oh, ma si gioca online? Sì, è molto meglio anche sicuramente molto meglio dell'online anche di Nintendo Switch. Detto questo, ragazzi, facciamo una cosa, se non riusciamo a trovare persone per giocare, vi ti consiglio questo. Ragazzi, volevo fare una partita della Gartic Phone. Tu butta, vuoi giocare a Gartic Phone? Ok. Allora, Blue Scarf, se puoi, se hai tempo, ti farei fare una partita a Gartic Phone. Tu che sei un disegnatore, sono convinto che non l'ha anche... infatti, immagino. Entra in vocale, perché secondo me c'è da ridere. Entra in qualsiasi stanza nella mia stanza e giochiamo a Gartic Phone. Perché secondo me Gartic Phone è qualcosa di bello, divertente. A giocare sì. Butt è rimasto basito, sì, abbastanza. Butt è rimasto abbastanza basito. Allora, aspetta un attimo qua. Chi è che vuole entrare in vocale, ragazzi? Faccio entrare in vocale. Franci, se vuoi entrare in vocale, ti faccio entrare in vocale. Blue Scarf, io ti chiedo gentilmente se vuoi entrare, perché secondo me ci sta di divertirci questo gioco. Gartic Phone, intanto lo preparo. Gartic Phone è un prodotto linea paggio. È un prodotto. No, ragazzi, devo andare a letto, domani è una lunga giornata. Dai, una partita ce la facciamo, dai. Dai, una ce la facciamo, dai, ragazzi.
Qui vorrei giocare con voi. Ma vuoi entrare anche in volgare? Non ho capito. Ragazzi, per giocare con me, questo è. Questo è il link. Sai già, va bene, vai tranquillo. Allora, rimettiamo un'altra tasta alla mia stanza e tutto. Ragazzi, chi vuole entrare, il link è qua. Ragazzi, divertiamoci perché veramente questo è un gioco che si può giocare tutti quanti, è veramente divertente, bisogna disegnare, ma anche se non sapete disegnare, state tranquilli. Gartic Phone. La partita me la faccio, bravissimo. Però dobbiamo essere un po' più di gente, perché se non siamo troppe persone, non so se poi magari riusciamo a apprezzare così il gioco. Perché questo gioco, più persone ci sono, più è bello e divertente. Quindi cercate di starci il più possibile, se potete. Almeno 5-6 persone, cioè, è meglio, diciamo. Ma entra anche tu, Leo. Entra anche tu. È un gioco che è una cazzata da giocare. Bisogna disegnare o scrivere. È molto facile. Bisogna essere molto fantasiosi. Ma anche comunque un minimo di fantasia ci vuole stare. E veramente divertente. Vengo, vengo. E va bene. Bravo, bravo. Grande. Grande. Entra anche ora... in partita. Visto che si disegna, penso che a te... Penso è che blu. Non ti faccia schifo. È blu. Anzi. Se no, se non vorrei mica essere un Croakian, vero? Nessuno mi chiama Croakian. Eccolo. Chi è che è entrato? Scarfino. Ma che bello. C'è Scarfino. Non lo sentiamo. Ma che brutto. Intanto mettiamo un po' di musica sotto fondo, perché è veramente brutto sennò. Allora mettiamo Mario Renitz. Scarfino. Non mi senti? Mi senti? Non mi senti? Non può parlare, a quanto pare. Grande, entrato. Ragazzi, chi è che manca? Nessun altro? No, siamo tra di noi che siamo tutti qua, quindi ci sta, ragazzi. Ok. Ok, ma ci sono, perfetto. Ragazzi, io vado. È un gioco facile. All'inizio della live... cioè all'inizio del gioco dovete scrivere una frase in cui una persona deve disegnarlo. Cercate di essere, non è che dovete scrivere la vita. Mi sentite? Poi ecco, sì. ti sentiamo. Okay, perfetto. Sto gioco non l'hai mai giocato tu, Ale? No, non mi è mai capitato. Ok, ti spiego brevemente. All'inizio avrai una stringa in cui tu devi scrivere cosa vuoi cioè cosa vuoi che gli altri devono disegnare. È il telefono senza filo, praticamente, come una volta. Ok. E quindi tu all'inizio scrivi una cosa e poi dopo quello che ti appare da sopra ti appare un'immagine e tu devi disegnare. Penso che comunque tu che sei un disegnatore ci divertiremo tantissimo. Diciamo che mi diverto a disegnare, un disegnatore un po' esagerato. Disegnatore, sei un disegnatore. Complimenti. Disegnatore, vai io. Vai, io vado allora. 3, 2, 1, andiamo. Pronti? Sì, Manu Monte. Non dovete scrivere, cioè non dovete commentare quello che voi scrivete. Magari potete fare un sorriso, oh ma che cazzo mi avete disegnato, però non dite, oh ma avete disegnato Pikachu, oh ma perché avete scritto Norman, oh, no, non, quello non dovete scrivere. Iniziamo subito, ragazzi. Iniziamo subito. Non dovete commentare quello che scrivo, eh. Cosa? Ma pare già sta cosa. Bisogna appaiono le cose brutte? Vabbè, non è bruttissimo.
c'è un riempio, qualcosa che riempie. Okay. Sì, ci sta, ci sta. Ragazzi, sto disegnando questa cosa, non so se poi andrà bene. Dai, Gesualdo, dai. Sto morendo. Ragazzi, è divertentissimo sto gioco, ve lo consiglissimo. Ole. No, ho sbagliato. Non dovete spizzare quello che faccio io, ve lo consiglio, perché anzi pensate più a quello che dovete fare voi, perché secondo me è più un problema quello. Ma infatti non guardo, usando solo la cosa. Ok, io ho finito. Non lo so che cazzo ho disegnato, però ho disegnato qualcosa. Anzi, facciamo una cosa, aspetta, voglio fare solo una cosa bella. Giustamente mancano due cose a questo disegno, ragazzi. Tac, tac. Mi pare giusto, no? Mi pare giusto? ok. Vediamo se riesco. Boh, io ho scritto questa cosa, vediamo. Ma che cazzo mi ha scritto sta cosa, ragazzi? Ma cosa? No, veramente? Vabbè, c'è di tutto. Oramai. Non mi sorprendo più di niente, onestamente. I just wanna tell you how I'm feeling. Gonna make you understand. I'm gonna make you Boh, io sto dicendo qualcosa di vagamente strano e sperando che qualcuno percepisca quello che stia disegnando. No. Ok. Ma male dice nulla, va. E ti pareva. Boh, io ho scritto questa cosa. Proviamo. Se va. Ma questo è brutto così. Ok. Vi sbellicate da ridere. Sì, dopo vedrete.
dopo vedrete, ragazzi. Dopo. Questo secondo me è il gioco perfetto per chi vuole farsi veramente due grasse risate o a fine live o comunque in mezzo a una live. C'è veramente qualcosa di divertente. Proprio ripeto, più persone ci sono, più divertente. Il prossimo è il prossimo disegno. Non scrivo. What? Bella questa, mi piace. Io devo capire come calarla sta cosa, mo. Come si fa a annullare? Dov'è in alto a sinistra quello per annullare? In basso a sinistra annullare. Non lo vedo. Cioè non è in basso a sinistra, tu la destra e nella okay. Fila di sinistra. Fatto. Beh, come cazzo disegno sti Cosimo? Ragazzi, non so come disegnarlo, sto disegnando qualcosa che non so come. Però spero che capiate in qualche modo. Spero per voi. No, stavo sbagliando. Comunque, ragazzi, siete pronti? Volete vedere che abbiamo disegnato? Sì. Vai. Allora, tolgo un attimo solo la webcam, perché così me lo vedete quello che ho disegnato sottofondo. Ok, ragazzi, siete pronti? Io vado. Allora. Pastiera napoletana comprata da un milanese. What? Pizza. No, a me sembra più spaghetti con le polpette. Sembravano. Oh. Buono. È una torta, Kill. Più che pizza, è una torta. Pizza napoletana. Vedi, Dave, capito già tutto. Vuoi, voglio. No, grande. GG, solo per questo GG. Non come certe persone che dicono che la pizza napoletana è al pari o forse è peggio delle altre. Bravo, bravo che lo pensi. Lo so chi sei tu. Ma vai. Piromane con la mano in acqua. Piromane con la mano in acqua. Ah, ok. Piromane ustionato. Piromane ustionato. Mette la mano in acqua. Sto bruciando. Un kamikaze. No, mi dissocio. No. Mi disti cazzi, mi dissocio. Oddio. Mi dissocio da quello che avete fatto. Ma che bello, che grande. Suarez che morde Chiellini. Suarez che morde. Ah, ok. Ah, ho capito adesso perché questo. Cazzo, bellissimo, ottima scena. Ragazzino incazzatissimo morde il suo amico all'orecchio. Però ci ho azzeccato il fatto del morso all'orecchio. Ok. Ma fai... che in realtà l'ha morso sulla spalla. Reni con un arco. Sembrano due reni, vai io. Reni. Ma quello no. Sembra un'altra cosa, sembra, Non sono dei reni, secondo me. È un ovale con due cerchi. C'è qualcosa che non qualcosa. Niente di più. Vediamo un po'. Cioè, da Chiellini siamo arrivati. Cioè, da Chiellini siamo arrivati ai reni, sì.
Sì, qui cosiddetti remi. Ok. Remi propri. Sampa sul mare. Sampa sul mare. Però effettivamente è quello che sembra. Ah, ecco perché. Cane a cinque zampe. Era una coda quella. Ma cosa? Ma che è sta cosa? Questo brobbio. È un cane a cinque zampe, che vuoi? Lol. Andiamo Leo. Albero di salsiccia. Di salsiccia? Ah, salsiccia. Sì, l'albero di salsiccia, credo. Buono, mica la vorrei pure io una bella albero di salsiccia. Albero dei wurstel. Ok, vabbè, salsiccia. Vedi, ho reso l'idea. Ai crauti. Ma che cazzo? Albero con i crauti. Ma io non sapevo che scrivere, ragazzi. I crauti. Io ho fatto delle cose strane. Pone queste craute, ya. Non sapevo come disegnarlo più, raga. Pone queste craute, ya. Clavicola alata. Clavicola alata. Ah, ecco, l'hai scritto tu, lo sapevo che l'hai scritto tu. Lo sapevo. Bellissimo. Lo sapevo. Super uomo nudo volante. Super uomo nudo volante. Grazie mille dei follow, ragazzi. Uomo con un braccio in grazie fiamme. Mille. Uomo con un braccio in fiamme. Una cosa. Benvenuta a Fuffi. Buon salve Fuffi. Buon salve anche all'altro ragazzo. I numeri. Ragazzi, ma per caso volete farvene un'altra? Vai, ci sto. Eh? Vai, vai. Facciamo, ci sto. Dai, ragazzi, se volete partecipare giocate anche voi, ragazzi, eh. Vi do il link, un attimo. Se volete partecipare, partecipate. Zelda e Ganondorf? E Zelda e Ganondorf non ce li dai? Vaffanculo, puttana, sta battuta non fa più ridere. Comunque, dai, non facciamoci un'altra, ragazzi. Ma, no, perché vi do un link, perché Ganondorf e Zelda non ve lo do? Minchia, questo è proprio triste, ragazzi. Mamma mia. Ragazzi, se volete partecipare, dai. Entrate. Timeout di 10.000 secondi per butta. Tu zitto che stamattina mi hai fatto incazzare il video su Instagram. Tu zitto, non parlare. Tu non parlare. Che quel video è diventato epico. Non mi piace. Non è colpa mia se non mi piace Final Fantasy 8. Ma c'è gente che non gli piace Final Fantasy 8. C'è un girone per l'inferno per loro. Quello è il patto, sì. Dio. Tu non puoi parlare. Lol. Ti dissocio da Final Fantasy 8. C'è occhio che Fidek ti sente anche da lontano. No, Fidek, quando sento quella parola mi sentirebbe anche in Kuwait, mi sentirebbe. Ragazzi, allora, se noi fra 15 secondi startiamo, se volete giocare io rimetto il link, così facciamo poi una partitella. Se volete entrare, entrate, che io tra un pochettino starto. Mi raccomando, i disegni nel limite della decenza, se no. Sì, effettivamente sì, ragazzi, non esageriamo. No. Entrate dalla porta e uscite dalla finestra. E si viene buttati fuori. A calci in culo. Fuori. No, come la persona. Io disegnerò così per il cringe, vai tranquillo. L'importante è che dobbiamo cercare di capire cosa vuoi dire con quei disegni. Cosa c'è sotto quei disegni. Ragazzi, io starto fra 3, 2, 1, vado. Ma vediamo un pochino che esce. Iniziamo subito col botto, raga, eh? A quello che ho scritto. Puro cavo. Brava Franci. Vediamo un po'. Non posso dirlo. Ma chi è che ha scritto sta cosa? Deve essere figo. C'è avuto una fantasia, se guarda. Vediamo un poco.
Tutti concentrati, eh? Sento. È abbastanza... Sento tutti concentrati. Anch'io, eh. Facciamo così, dai. Che? ma... facciamo così. Uè, il gamer Alessio, buon salve, scusa che ti ho visto solo adesso, grazie anche dell'host, perché stavo concentrato qua per giocare. Quanti uccelli, Cin! Ma avete visto quanti uccelli in aria? Cin, ma solo in aria stanno, perché qua sono morti tutti. Per forza così. Uè Marti Fred, uè Marti, buon salve. C'è anche Marti, ma che bello, c'è anche Marti. Ciao Marti. C'è anche Blu Scarfino. C'è Scarfino, c'è Butta, ci sono tanta bella gente qua con noi. Esatto. No. Chiedo solo scudo che sto provando a disegnare qualcosa, ma... qualcosa che non sicuramente sto facendo una cagata assurda. Ma che bello! Ragazzi, io sto provando, ho provato a fare il possibile, poi non lo so. Più di così non so che fare. Più di così non so che fare. Come state? Non state chiudendo due partite? Se non state chiudendo due partite, faccio volentieri. Ridiamo un pochettino. Se si aggiungono... dai, a me farebbe piacere se giocate. Non so, vediamo se magari c'è disponibile sia da Butta che da... Honk. No, ragazzi, non devo dirlo, scusami. Scusatemi. Questa è la citazione su una cosa un po' brutta. Soltanto chi è più grande come me può capirla. È una cosa brutta. Mi ricorda sta cosa. Va bene. Mi dissocio da quello che faccio. Che avete scritto, mi dissocio tantissimo.
Cioè, farlo in versione che puoi farlo, nel senso, se tu che disegni. Sì, sì. Mi dissocio tantissimo. Si sghe. Cerco di farlo in modo che meno possibile. Oh, e dice sì, non da fessesora. No, ho sbagliato. Ah. Vabbè. Ho sbagliato. Comunque, uè, Giove, mi rispetto chi è più anziano di lei. Uè, Videk, buon salve. Come era là? Mi dissocio, che bello. Come, chi è che ha scritto mi dissocio? No, Gamer l'ha scritto. Aia, adesso l'avrei blastato. Ragazzi, siete pronti? Vediamo un pochettino. Gatto pancione che mangia una murena. Gatto pancione. Vecchio. Beh, ci sta, dai. Picazzo. Ah, mi dissocio. Così, così. Mi guarda un po' cosa ho fatto. Ti è piaciuto cosa? No, non ho capito. Mettere il ketchup sopra un chiodo. Il ketchup, cosa c'è? In realtà ho fatto salsicciotto al posto del pisello, perché mi sa che non si può fare. Ma va, fallo, ma che te frega. Sono qui dal raid di Blu. Ah, dal raid di Blu. Quindi quante volte mi hai sentito dire mi dissocio? Ormai non lo dico neanche. Butta fuori, butta. Te pareva. Anzi, ecco i meme. Ma hai fatto disegnare, scusa. Ah, si sta buttando fuori da solo. Butta fuori dalla finestra. No. No. Non ci vedo. Norman che sbircia le ragazze dal bagno. Ma cosa? No, non ho capito. Che bella vista. No, devo capire perché da butta fuori siamo arrivati sempre a me. Ma c'è un problema, ragazzi. Tra un po' diventeremo una sola persona. Adesso io butto e butta fuori diventeremo Super Norman e butta fuori diventeremo la stessa persona. C'ha senso. Coronavirus variante francese. Dai, ragazzi, calmi ste cose. No, quello cinese, cosa c'entra con la faccia? Molecola di coronavirus che scorreggia. No, volevo vedere il coronavirus. Che cotugna. Questa è bella. Covid che scorreggia. Vai. Prat. Questo è semplice, mi piace. Bellissimo. Avevo letto cinese, oddio. Mi sa che hai letto male, mi sa. Vai. Una gallina che cova un uovo di struzzo. Ma che? Ok. Qui gatta ci cova. Ragazzi, io scrivo una cosa dopo. Dopo ho scritto una cosa che secondo me soltanto chi ha la mente perversa può capire. Honk. Wanda Kwan Bol. Nah.
Dai, Norman. Soltanto noi lo conosciamo questo, questa cosa, però non lo, i nuovi generazioni non lo conoscono, e meno male che non lo sì, conoscono. Però non esplicito assolutamente. No, non diciamo che cos'è, perché per rispetto alla chat. Oh, bellino. Semplice Peter bellino. Griffin. Mamma mia. Norman, hai fatto un pezzone. Peter Griffin sobrio. Perché sobrio? Che sobrio? Ah, ok, no birra. Mi sembra giusto, no birra. No birra, no bono. Vediamo Blue Scarf che ha detto. Fenicottero col cappello. Bellissima questa. Questa me, però mi sono divertito a disegnarlo, anche se non è venuto questa che, ma secondo me mi sono divertito. Cavolo, disegnato bene. Fenicottero che fa il cosplay di Link. Va bene. Vabbè, dai, ci sta, dai. È molto carino. Un'altra rosa. Un'altra rosa. Sembra giusto. Ecco una. sembra tipo un Pokémon, sembra più che un'altra rosa. Sì. Allora, se c'è Marty che vuole giocare con noi, gli do il link. Io penso che vi abbandono. Va bene, non ti preoccupare. Va bene, buonanotte a tutti, ragazzi. Grazie a te, è stato un piacerone. Bene, ragazzi. Dimenticare Croakian, ma non giocherai il gioco te? Quale? From the Bell Tolls. Sì. Io l'ho finito, è bellino, veramente, mi è piaciuto il finale. Il finale me lo... è ancora più bello. C'ho un sacco di giochi da giocare. Lo metto in pool. Vai, che secondo me ne vale la pena. Bella, raga. Sì, no, mi fido di te. Buonanotte. Ciao, raga. Buonanotte. Ciao. Notte. Marti, se ci sei... Anzi, Fidek, se vuoi entrare in vocale, entra in qualsiasi stanza Discord che ti faccio entrare in vocale. Detto questo, Marti, non so se magari mi senti ancora, mi vedi? Mi senti? Se vuoi entrare, il link è questo. Ah, pure Franci va via? No. Allora, decidete un pochettino se ci sta, perché se ci siamo... Se si aggiunge Fidek... Fide che si è aggiunto. Se si aggiunge anche Marti, facciamo quest'altra, dai. Comunque è veramente bella. Mi è piaciuto un sacco disegnare quella di Link, cioè di Fenicottero Link. Posso entrare in chiamata? Prima di far entrare in chiamata, preferisco sempre comunque conoscere le persone. Per quello. C'è Andrew però. Andrew, se vuoi entrare, te ti faccio entrare, vai. Non è Fidek. No, ho detto, è Andrew. Ah, bella Andrew. Andrew, se ci sei... Vai, entra pure tu, vai. Andrew lo conosciamo, ragazzi, per quello. Spesso noi giochiamo insieme. Non in live, ma altro. Fida che se entri pure tu, sono in pausa caffè. Niente chat vocale. Ok, va bene. Ragazzi, siamo pronti? Marti purtroppo mi sa che non ci sta, quindi non so se ci sta più. Noi startiamo. Siete pronti? Dopo mi fai due di notte ancora. Sì. Io vado 3, 2, 1, via. Io ho disegnato una che è sempre un meme ricorrente. Chi cazzo sono questi? Ah, ho capito di che roba stiamo parlando. Ok, io non l'ho mai visto sta cosa, però provo a farlo il più possibile, ragazzi. Non chiedetemi di farlo bene, perché non lo so fare. So di che cosa si sta parlando, però non ditemi, ho fatto un disegno di merda. No.
Ah, peccato, Marti. Purtroppo però questo è poi l'ultimo che facciamo, perché poi non ne facciamo altri. È stato un peccato perché stavamo aspettando un attimo che entravi, ma purtroppo non ci sei stata, e è un peccato perché volevamo farci una partita anche con te. Cioè ci stavi, purtroppo questo è l'ultimo, quindi poi non ci sto più. Ecco. Ce capisce, immagino. Più di questo io non so che fa. Non mi chiedete di aver fatto una cazzata, perché ho fatto sicuramente l'audizione di merda, però. Ma non è che il mio è matto, mi guarda. Ok. Non lo so, ho applicato tempo per riconnetti Skender. Vabbè, peccato, mi dispiace. Vabbè. Casomai per la prossima volta, se sai, la prossima volta che facciamo Garting Fun, sicuramente domenica, magari facciamo, oggi è martedì, mercoledì, giovedì facciamo un'altra volta Garting Fun, di sera, se no domenica. Se vi interessa questo, facciamo così, giovedì ragazzi, giovedì sera facciamo un'altra volta Garting Fun. Va bene. Non l'ho capita questa. Sì, anch'io l'adoro l'articolo. Da quando l'ho conosciuto da Narumi, non c'è giorno che io penso sempre di cercare di giocare nel modo più divertente possibile. Sto gioco, voglio sempre giocarlo. Molto simpatica Narumi. No, facciamo un altro colore, questo sennò poi so già che succede poi con i problemi. Che cerchiamo di farlo così, non esageriamo. So già che succede. Concentrato, se non parlo è concentrato. E più così non so che disegnarlo. LOL. Non lo so, più di così non so come disegnarlo, ragazzi. Oh, ho rispettato almeno quello che c'è scritto, eh.
Bah, si chiama questo, non lo so che scrivere, più di questo non so che scrivere. Boh. Che cacchio è? Malul. Non so che è sta cosa, raga, ma che cacchio scrivete? Non lo so proprio. Boh, vabbè, faccio così, dai. Ma che bello. Andiamo un po' così. Diamo anche un po' di senso di profondità. Tutturu. Ogni tanto lo devo fare, ragazzi, che quando parte mi parte anche a me il tutturu facile. Aspetta, facciamo così. Sì, sì. Perché l'ho fatto bianco? Ah, è vero, l'ho fatto bianco apposta. Ci ho provato. Tutto. Che cacchio è sta roba? Non è bello ciò che hai detto? Non lo so che non lo so che scrive. Ma da quando avete finito con Smash? Un'oretta fa? No, più di un'ora pure. Un'ora e mezza fa sicuramente. Sì, abbiamo fatto solo due ore di Smash. Siete pronti, ragazzi? Aha. Vado. Vediamo un po' che esce. Marmotta confeziona cioccolata. Dai, questa era bellina, dai. Ah, è vero, Blue Scarf ci sta, ma non... Ok, ok. Foglio bianco. Ah, cazzo, perché ci stava ancora lui. Peccato. Peccato. La Bibbia scritta dall'uomo, dico. Ma scusa, però non era uscito già. Io ho visto che era uscito. Non ci stava. Persona che legge un libro. Peccato, volevo vedere la marmotta che confezione con c'è. Peccato. Peccato. Hulk Fidesz combatte contro un dissociatore. Cosa? E spacca. Ragazzino che parla bene di qualcosa in gergo. Ma cosa? Cos'è? Non ho capito. Ragazzino che parla bene di qualcosa in gergo. Ha detto. Ah, un po' forte del popone a merda. Bravo. Gergo. What? La democrazia. La democrazia. Ma vai a cagare butta che mi fai fare le cose verdi. Non credo fosse verde, lol. Comunque io ho scritto, bello, ragazzino che parla bene in qualcosa di gergo. E io ho scritto, oh, Fortnite è proprio una merda. Bravo. Parlato bene di qualcosa in gergo. Meglio di così. Meglio di così non ci sta. Fatina scorreggiona. Fatina scorreggiona. No. Vediamo un po'. Yeah. Bella questa.
Peter Pan che si libera dopo una giornata con sua moglie. Cosa? Dove vedi Peter Pan? Che bello. Luirman Bros. Ma che è Luirman Bros? Ah vabbè, è normale che non ci sta Scarfino, perché non so perché, sembrava che l'aveva, cioè era già uscito, però invece no. Peccato. È la versione Luigi di te. Ah, ok. Ragazzi, più di questo non sono riuscito a disegnare. Non è il cartone che vedo, io non l'ho mai visto, cioè non lo devo vedere poi, prima o poi. Bello questo. Fine Jake, versione Minecraft. Minecraft. Io vi giuro, lo devo, prima o poi lo devo vedere. Sono sicuro, lo devo guardare qualche puntata. Omino blu fissa cane. Ma questo infatti sembra un personaggio di Minecraft quello. Vado. Agricoltore che compra un ventilatore. Un'altra volta sta cosa. Ah, è automatico. È vero, è automatico. Super Mario pompiere decapita un palmense. Ma no. Ma cosa? Norman che accetta una persona che gli piace la marmellata. Non sapevo scrivere. Quei due occhi. Non stavo a fare accento. Norman, occhi rossi. BHO. E BHO. Boh. Mal di orecchie. Mal di orecchie, come si può scrivere? Come si può disegnare, cazzo? Ah, ok. Ah, lol, si può stare. Mal di orecchio. Mal di orecchio. Io voglio capire come ci siamo arrivati a quello che ho scritto io, vediamo un po'. Mal di orecce. Di orecce? Mal di orecce, ne. Mica son... Ah, ok. Uomo con enorme brufolo sanguinoso. Ma no. Non sapevo come scrivere. Ragazzi, non l'ho capito che era un coso, un d'orecchio, mi dispiace. Mario e Sonic. Mario e Sonic, ok. Ma perché mi avete disegnato me? Non c'entra nulla. Sonic contro Norman. Infatti ho scritto Sonic contro Norman. Vabbè, Sonic l'abbiamo azzeccato. Mi disse. Persona si dissocia da Sonic. Lol. Lol, questa mi è piaciuta. Questa mi è piaciuta. Io ho buttato Sonic contro un dissociatore. Dai, bella, bella, ragazzi, bella, dai. Mario è diventato un dissociatore. Lol. Allora ragazzi, io qua la stacchiamo, perché effettivamente è passato anche tempo, ci siamo divertiti, lo so, è stata una bella seratina. No, ho fatto una cazzata, scusate. Allora, ci siamo divertiti, aspetta che qua passo un'altra volta qua. Ci siamo divertiti ragazzi, mi sono divertito specialmente io, spero anche voi. Grazie a tutti i nuovi followers, anche alla sub che c'è stata del Prime stamattina, cioè stasera, di una persona che è appena entrata in live subito mi ha fatto la sub. GG, veramente grande. Si chiama, vediamo un po' di tiro, perché comunque voglio ringraziarlo in qualche modo migliore ancora di quanto l'ho ringraziato prima. Mattia Mangione, grazie mille del follow col Prime. Detto questo ragazzi, grazie anche dei beat che ci sono stati. Buon salve a tutti quanti, mi raccomando, domani mattina alle 10 Metroid Prime 2 Icos alle 10 di mattina, poi domani sera facciamo Luigi's Mansion e poi ci alterniamo con la sera con Luigi's Mansion e con qualche gioco di comunità, quindi Cartoon Fun, visto che comunque vi prende e anche mi prende, lo riprenderemo giovedì sera. Okay. Devo fare questo ragazzi, purtroppo. Però qualcuno che si chiama Alavi e Butta. Sono chiaro, è vero Butta? Ah, è vero, iniziate qualche. Ah, interessante. Interessante. Esatto. Vuoi farla già andare, Fidek? Almeno. Interessante. Ragazzi, allora volete, se volete. Però io ce l'ho qualcuno che vorrei raidare. Però dite un pochettino come volete. No, però aspetta, vediamo un pochettino. Andiamo da quello di Norman allora. Devo fare una cosa, arrivo per 5 minuti. Mi sa che io stacco proprio adesso, quello è il problema, Fidek, non è per niente. Mi sono preso Smash, lo so. Roberto, io l'ho detto.
per Smash puoi recuperare giovedì. Facciamo un po' di Smash, poco poco, e poi dopo giochiamo ai giochi di Gartic Phone e gli altri. Quindi giovedì, ragazzi, ci siamo. Ah, innanzitutto volevo salutare pure Andrew, che si è andato via. Comunque, grazie mille, se mi senti ancora, Andrew, di essere stato qua, anche per poco, però, GG. Se volete iniziare il live, non giocavo. Se volete iniziare il live, non giocavo. Ah, ok, vabbè, ci sta. Allora, dai, aspettiamo, dai, aspettiamo. Dai, facciamo così, ti aspettiamo. Ti facciamo un redino a te, che appena entri. Ma che bello, che bello. Allora, ragazzi, ripeto, no, aspettiamo, ti aspettiamo Fidek, ti aspettiamo che vai in live. Ma detto questo, aspettiamo? Ci metto qualche minuto, va benissimo, intanto facciamo un attimo due chiacchierate. Intanto, detto questo, ragazzi, io mi metto just chatting perché è importante metterlo, se no mi rompono le balle. Just chatting, facciamo vedere, ragazzi, solo una cosa, vi faccio vedere una cosa, un video di stamattina. Vi faccio vedere un video di stamattina, siete pronti? Un video che ci ha fatto il nostro caro Narpo Yuri. Yuri Narpo, Narpo Yuri, ok? Vi faccio rivedere questo video, ragazzi. Vediamo un po'. Un attimo solo, Non mi andate, sei ancora live, mi ero alzato per andare a bagno, ma che sorpresa, sì, siamo ancora live. Ragazzi, se potete fare un dodo, mi fate un regalo. Volevo sentire. E tu sei tu. Marti, ti voglio far vedere questo video. Il nostro caro Narpo Yuri ci ha fatto un bel regalo stamattina. Una cosa veramente eccezionale. Io ve lo voglio far vedere perché è qualcosa di veramente stratosferico. La faccio, vi devo solo organizzare. Se la settimana prossima sicuramente me la metto a fare la speedrun. Un attimo solo che, ragazzi, vi voglio far vedere questa cosa. Ok, eccola. Allora, ragazzi, pronti? Vi faccio vedere questo video che ci ha fatto il nostro caro Narpo Yuri, ragazzi. Mi sto in silenzio. Ci troviamo a Twitch, in Twitch di Caserta, durante la live del noto streamer Super Norman Bros. Viene solito riscattato il trolling, ma qualcosa va storto. Final Fantasy 8 fa schifo, butta fuori è il tuo momento. Subito la rabbia e lo sgomento saperanno tutta la live. L'utente in questione verrà condannato a rigiocare per 20 volte Final Fantasy 8. Purtroppo un episodio è cresciuto anche oggi. Cioè, ci rendiamo conto che cazzo ha creato, ragazzi? Scusate che ve lo dico proprio in questo modo volgare, ma che cacchio è creato. Voilà, Nini Inside, grazie mille. Giudice Norman, sì, assolutamente. Grazie mille del follow, Nini. Grazie mille. No, ragazzi, cioè, quello che ha creato è stato eccezionale e spettacolare. Dai ordini col dito leggendario. Volete rivederlo, ragazzi? È il mio marito. Ah, ok. Buon salve il marito di Marti. Buon salve. Fai vedere perché anche il mio meme a questo punto mi sento. Fai vedere perché anche il mio meme a questo punto mi sento offeso. Va benissimo. Instagram. Ah no, su Telegram, scusami. Telegram. Aspetta, voglio vedere se ci sono cose bannabili, sono cacchi. Allora, quale devo far vedere? Quale meme devo far vedere? Dimmi. È un piacere, sei un grande. Effettivamente di stazza sì. Di Twitch o no, ancora c'è da crescere. Di stazza sono troppo grande, se per questo. Grazie mille. Quello su Final Fantasy. Giustamente, ragazzi. Dopo aver parlato male di Final Fantasy, senti suonare il campanello e vai a controllare. Qua con la nostra amata pistola, che non gli abbiamo dato un nome, ragazzi. Dobbiamo dare anche un nome a questa pistola, Dobbiamo dare un nome a questa pistola, ragazzi. La Normandella. La Normandella, no. No, dobbiamo dare un nome femminile. C'ho un voglia di un nome femminile per questa... La mia piccina, la mia piccolina. Poi ci sono anche altri meme, ragazzi, facciamo anche questo, cioè, quando qualcuno dice che anche altre pizze oltre quella napoletana sono buone, e ci sono io sul corpo di Cannavacciuolo che si incazza leggermente proprio, giusto un'antecchia. Poi ci sta anche questa, ragazzi, questa è bellissima pure questa, quella faccia quando l'ho fatta abbiamo creato il mondo, ragazzi. Infatti mi incontrato in correre sono domini adesso. Buonanotte Angelo, buonanotte, buon salve Angelo. Anzi, ti faccio un angelo, aspetta,
angelo. Ti facciamo un angelo così. Vediamo, tanto che facciamo, aspettiamo il nostro... Dimmi poi quando è in live il caro... Antidissociatore. L'antidissociatore per eccellenza. Questa è la foto originale, ragazzi. Se volete, questa è la foto, sta sul Telegram. Quindi se volete prenderla e poi farci bei meme, come sta facendo Dave, punto esclamativo Telegram, e così entrate su Telegram. Avete, potete anche entrare tutti quanti. Oggi me ne ha fatto una anche me di clip. Dave. Di clip o di meme? Perché questa qua la meme che ha fatto nei tuoi confronti. Anche il meme, sì sì, anche il meme, però ti posso anche... Aspetta, perché posso la sezione delle clip qua. La clip e meme, ok, sempre la stessa. Comunque ragazzi, vi faccio rivedere poi un'altra cosa, faccio vedere un'altra volta Ciccio Bello di Fa Napoli, volete rivedere ragazzi? Ci volete rivederlo? Ciccio Bello di Fa Napoli. Angelo! Le metto sotto, devo mettere sotto generale sto punto. Ciccio Bello napoletano. No ragazzi, vi faccio vedere quest'altra cosa che voi non conoscete, vi faccio conoscere chi non l'ha conosciuto, già non l'ha visto. Ok, vediamo, aspetta, prima vediamo prima il video di Butta, giustamente. Ma voi te lo devo condividere, non ho capito. No, beh, non per forza. Fatto. Aspetta, facciamo così, te lo condivido, almeno non ho rimorsi. Siete pronto? Sei pronto? Dimmi quando ci sei. Quasi. Ok, vai. Ecco fatto, comunque. Ma che belli soli. Sembrano quelli di Majora's Mask. Pam pam. Pam 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 pam. Non ho capito. Ragazzi, volete vedere il video definitivo di Butta? Ragazzi. Qua il video definitivo di Butta è questo, ragazzi. Porca di quella. No, io rivedo perché ancora ogni volta che io ma quella è diventata un meme. Porca di quella. Da porta di quella a porca di quella, ok. Porta di quella. Dal pam 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 pam. Dove sta, ragazzi? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta Roberto? Eccolo. E la pizza di Roberto. Vado un po' avanti. Grazie, Chiliosso. Grazie mille per il follow. Chilios 78. Grazie mille. Ecco. Chilios 68. Chilios 68. Sì. Finiamo un momento questo best of 5 e ci siamo. Porca di quella. Scusatemi. Queste potenti mani. Grazie mille per il follow. Oddio, non ce la faccio, ragazzi. Chilios 78. Grazie mille. Eccoti. Chilios 68. Finiamo un momento questo best of 5 e ci siamo. Porca di quella. Scusate. Ragazzi, ma qualcuno... Ma scusatemi. Perché qualcuno non ha ancora creato un canale con Chilios 68? Cioè, io vorrei fare... Io, se non fossi me, lo creerei e... Followerei subito Butta. Solo per il meme lo farei, ragazzi. È strano che nessuno mi ha ancora fatto una YouTube poop su quello. Chilios 78. Grazie mille. Eccoti. Chilios 68. Vediamo un momento questo. Paco. Che bello, c'è anche il Pachino. Val Paco, Paco Val, 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 Val Paco, Paco Val. Vai, vai, continua, vai. Val Paco, Paco Val. Val Paco Paco Val, 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 Val Paco Paco Val. Basta, basta, che se no non ce la fai più. Basta, che poi non ce la fai più. Buon salve a te, Val Paco, buon salve. Che mi dici di bello? Ok, ci sono, ok. Adesso ti faccio un redino. Ti faccio un redino. Faccio vedere solo l'ultima cosa. Faccio vedere l'altra volta il Ciccio Bello napoletano che ci sta sempre così. Vi mando la nanna con... È un prodotto di Napaggio. Best of five ci... Aspetta. Ragazzi, siete pronti? Hola. Valiarno, grazie mille del follow, grazie mille. Vi faccio vedere un video veramente spettacolare, ma veramente qualcosa di eccezionale, ragazzi. Uè. Spero, chi è che non lo conosce, da adesso saprà dell'esistenza di questa pubblicità e avrà il vanto, e io avrò il vanto di avervi fatto scoprire qualcosa di bellissimo. Uè, un sabito, Ciccio Bello ti Fa Napoli! Ciccio Bello napoletano. Mamma e papà, Ciccio Bello è napoletano. Com'è bello Ciccio Bello? Sì,
sei bello come io sola. Ciccio bello, hey, hey. Sei bello come un gol. Ciccio bello, un gran tifoso napoletano. E bravo Guaglione. Ma tu, odiene a Ciccio bello. Ma lui... Ma noi non ci vogliamo vedere un'altra pubblicità del prodotto Linea Piaggio, fammi capire. Cioè, Linea Piaggio. Ma voi non volete vedere veramente un altro prodotto Linea Piaggio? Ma mi fare strano, ragazzi. Vediamoci qualcos'altro. Vediamoci la collezione scuola 2012, che è sempre comunque attuale. Tanto è solo, sono due numeri invertiti, tra virgolette, quindi... Ah, c'è ancora la Linea Piaggio, allora? Sì, sì, assolutamente. Ma perché pensavi che è una cosa vecchia? Guarda che è una cosa recente. Ah, ma c'è ancora? No, no, no. Allora, faccio di questo, dai. Ma con le materassini? Sì, sì. Vado a scuola, ok. Ieri, oggi, domani, segna sempre Matador Cavani! È un po' vecchio questa pubblicità. Aspetta, vedete troppo, dai. Cambiamo. Linea Piaggio Azzurro, no, questa, no? Questa del mare non so se è bannabile. Vediamo un po', dai. Cioè, la stacco subito. Dipingi d'azzurro la tua vacanza. Azzurro Napoli, azzurro il colore. Gioca con il Napoli, nuota con il Napoli. Azzurro il cielo, accendi il sole. Ecco la Linea Piaggio Mare. Canotti, materassini, spiaggine, divanetti, sedioline, ombrelloni, dondoli, braccioli, anelli, navicelle, automobiline. Tutti col colore e la sigla ufficiale della squadra del tuo cuore. Azzurri come il Napoli, tifosi del tuo Napoli. Noi ti siamo Napoli e tu. È prodotto Linea Piaggio. In vendita nei migliori negozi di giocattoli. Cioè, ragazzi, ragazzi, è qualcosa di eccezionale. Io ogni volta che vedo questa pubblicità io non so che dire. Cioè, è il capolavoro dell'eccellenza del trash. Cioè, è qualcosa di eccezionale. Devo andare, sì, dall'altra parte. Faccio subito il redino. Allora. Facciamo questo redino. È bello. Tu posso fare quanto? A quanto il TDS? 10. 10 punti. Ok, buttasene è andato e non ritorna più. È andata nella live di Fidek, eccolo qua. Adesso noi facciamo un bel raidino. Lo facciamo il nostro bel Fidecchino. Allora, vediamo un po'. Dove sta Fidek? Ok, live, ragazzi. E live, ragazzi, dobbiamo scrivere questa frase, tanto loro non ci stanno vedendo. In questo momento non ci stanno vedendo, non ci stanno sentendo. Continuano a dire l'abbiamo sistemato, ma non è vero. Siete pronti? Dovete scrivere questa frase. Ma lul, vediamo. No, come hai detto? Ragazzi, questa è la frase che dovete scrivere quando facciamo il raid da Fidek, mi raccomando, non glielo scrivete adesso, quando vi facciamo il ride. Quindi innanzitutto facciamo così. Sì, stavo facendo vedere il ciccio bello. Ride. Fidek. Quindi ragazzi, bravissimi. Detto questo, ragazzi, io domani mattina alle 10 di sera, mi raccomando. Ma non dovevi scamare, però. Tu vai a fare la live. Non ti faccio il ride. Tu lo so che mi stai guardando, non ti faccio il ride. Vai a giocare subito. Sto parlando con te. Vai a giocare. No. Come no? Vai a giocare. Non ne ho idea, non lo vedo. Vai a giocare. Vai a giocare. Si sente anche in live. Comunque, ragazzi, detto questo. Ma perché avete aspettato a me? No. Comunque, detto questo, ragazzi, domani mattina, a parte gli scherzi, alle 10 facciamo Super Metroid Prime 2, continuiamolo, e domani sera facciamo Luigi's Mansion alle 20:30, come sempre. Detto questo, io vi auguro una buona serata, buonanotte, un bello bello che c'è sempre, e ci vediamo. Ciao ciao! Ma che bello! Ma che bello! D'accordo. Allora, come funziona? Eccolo!
Cristina bella. Anticipo, maledetti. Giusto, ti devo alzare un po' il volume, c'è cioè, un po' basso. Mi dispiace, dai. Ah, ti ricordi? Ah no, c'è già il volume alzato.